Iniziamo con la parte di oggi che era quella più applicativa, no? Abbiamo detto di fare un'esercitazione insieme. Sarà composta di due parti. Una faremo un'esercitazione di lavoro sulla nostra identità aziendale, e sulla vostra in realtà, la facciamo, okay? E la facciamo insieme. E cerchiamo proprio con dei tempi un pochino più stretti di quelli che ci vorrebbero, però di fare proprio tutti i passaggi che magari comunque sono utili per capire. Dopo vedremo la parte invece di progettazione di una campagna di comunicazione. Provo a darvi alcuni strumenti, vedrete che sono poche slide ma un pochino dense, per provare almeno a impostarlo. Però, come abbiamo detto ieri, partiamo dall'identità. Alcune cose magari le avete già viste, nel senso che sono. Ieri vi ho fatto vedere il materiale fatto per la strada, adesso vi faccio vedere un po' la teoria che ci sta dietro, così proviamo a farlo insieme. Avete tutti un foglio, una penna? Sì, nel caso, perfetto. Allora, Allora, la prima cosa sulla quale vi chiederei di fermarvi a ragionare è chi è effettivamente il target del vostro servizio e della vostra comunicazione. Possono essere due cose diverse. Ok, quindi magari visto che siamo anche in pochi, se vi va lo facciamo a voce alta e condiviso. Mi dite, diciamo, a rapido giro, mi dite di cosa si occupa la vostra associazione e intanto il target dell'utenza. E dopodiché mi dite magari a chi siete interessati a comunicare la vostra esistenza, chi sono i vostri interlocutori, se sono le istituzioni, i familiari, la collettività o altro. Ci potete pensare alcuni istanti. Metto la slide di attesa. Sì. Ah sì, scusa, ce l'ho davanti alla faccia proprio. L'ho impallato. Perché tengo d'occhio l'orologio così vi do. Okay. Chi se la sente può iniziare. Ditemi, facciamo un giro obbligato così facciamo prima. Facciamo solo perché io non ho nessuna associazione. Ah, perfetto, ok, allora. Ah, scusa. Allora, l'associazione si chiama Il Vangelo della Vita. Ok. Facciamo cooperazione. Facciamo anche azioni sul territorio con gli immigrati, ci occupiamo di immigrati. Immigrati, ok. Nella fattispecie che tipo di Soprattutto africani. africani, età adulta, bambini, ragazzi, Adulta, adulti, adulta, ok. adulti. Per il momento, insomma, abbiamo iniziato così. Le loro problematiche quindi sono legate a lavoro, Al, casa, soprattutto burocrazia. lavoro, permessi, documenti, permessi di Ok. soggiorno e quant'altro, e poi anche, vabbè, accompagnamento in genere, cioè, siccome loro non conoscono bene la lingua italiana, vorremmo da settembre iniziare anche con un corso e li aiutiamo per il momento noi, che ne so, alla compilazione di un curriculum, ok? E niente, poi diciamo. Da settembre inizieremo con i corsi di italiano e vediamo che altre attività possiamo aggiungere per fare un servizio. Perfetto. E quindi se voi doveste, immagino che cioè esistete, avete un nome, un cognome, 10 anni. appunto, se doveste crescere, diciamo, a Sì. chi vi dovreste rivolgere? Sicuramente, vabbè, da un Alle lato istituzioni, alle istituzioni, ovviamente. da un lato alle istituzioni, dall'altro eventuali La altri in collettività in genere, genere. tutta, dai bambini, dai ragazzi, alle persone più adulte, più mature. Ok, e il vostro servizio non ha bisogno di fare promozione sugli utenti, nel senso che voi avete già abbastanza persone a Sì. seguire e la voce si sparge già abbastanza, Sì. cioè non dovete fare attività per dire agli altri No, immigrati africani perché noi che. abbiamo un collegamento diretto con la comunità africana, Perfetto, tutta. quindi, ok. Quindi diciamo che la comunicazione è da un lato istituzionale, dall'altro la collettività. Sì. La comunicazione istituzionale parliamo dopo. La collettività per voi cosa può fare concretamente? Oltre, diciamo, oltre a donare dei fondi, faccio per dire, donare Esatto, dei fondi. donare dei fondi, per il momento sì, per il momento è soprattutto quello. Allora, ad esempio, io adesso, ieri non ci siamo conosciuti ieri, faccio il lavoro come l'abbiamo fatto sui loghi, quindi io vado un po' giù col falcione, nel senso cerco di dirvi le cose in modo chiaro, magari in realtà in una discussione reale, professionale, sarebbero un po' più sfumati i toni. Però prima, quando
possiamo darci del tempo. Certo. Okay. Quando mi hai detto che il target è la collettività tutta, se l'obiettivo è la raccolta fondi, allora intanto c'è una slide dopo che dice tutti non può essere una risposta, l'ho preparata apposta. perché? Perché, ad esempio, se l'obiettivo è la raccolta fondi, il target è intanto sicuramente chi ha un minimo di capacità di spesa. Perché deve essere... Sì, però noi andiamo nelle scuole. E le scuole però non vi danno fondi, ovviamente. Sì. Raccolgono anche dei fondi, sì. Dai ragazzi o dai genitori? Dai ragazzi, dai genitori, ovviamente sono piccoli. Ok, sì. Quindi diciamo che la sensibilizzazione voi la fate, già questo è un elemento importante, la fate in gran parte nelle scuole. I soldi però li danno sostanzialmente le famiglie, certo, tramite i bambini, però è la famiglia che le dà. Certo. Altre attività che fate, raccolta fondi, oltre ad andare nelle scuole? Oltre ad andare nelle scuole, quest'anno ci siamo cimentati con delle attività nella sede, tipo laboratori di musicoterapia. Mm-hmm. Vorremmo iniziare da ottobre così circa a fare del cineforum, cioè facciamo varie attività. Magari con un piccolo biglietto d'ingresso che esatto. Fa da... Perfetto. Con il tesseramento e poi noi siccome abbiamo... da tanti anni le cosiddette adozioni a distanza, mm-hmm, anche se adesso noi non facciamo più le adozioni ai bambini, ma la comunità che sosteniamo, molti sostengono questo progetto, però sanno che una parte dei fondi sono per l'associazione, perché l'associazione deve reggersi in qualche modo. Se dovessimo fare, se abbiamo una torta, no? Fatto 100. Il lavoro nelle scuole, ad esempio, rappresenta della vostra attività, parliamo di quello orientato alla raccolta fondi proprio, cioè attività che alla fine vi portano un euro in tasca. Quella nelle scuole è il? Ma 6-7-8% più o meno. Ok, quindi 6-8% va nelle scuole. Il restante pezzo della torta? La gran parte sono le donazioni mensili, il sostegno okay. Mensile. Sostegno mensile che viene fatto, immagino, da famiglie, da adulti che comunque donano. Ok. Altre voci ci sono? Altre voci sono appunto le raccolte fondi. Facciamo fondi spot. Sì, facciamo i mercatini, che ne so, a Natale, ma adesso anche durante l'anno qualche volta facciamo il mercatino dell'usato, che ne so, abbiamo venduto vestiti, vintage, cioè abbiamo fatto un po' di tutto. Perfetto. Dal punto di vista, poi questo in realtà sarebbe il piano di fundraising, però a me serve solo per fare il passaggio dopo sul target. Sì. Diciamo 10% scuole, 10% attività vostra, sì, estemporanea, sì. 80% donazioni mensili. Sì, giusto? Questo per quanto riguarda proprio così le offerte. Le offerte, sì sì. Perché poi se partecipiamo a qualche bando per i progetti... Quello dopo li reperite voi internamente, ma quello diciamo è un'attività sulla quale non avete bisogno di fare comunicazione, nel senso che trovate i bandi, partecipate. Sì. E, ok. Diciamo che se nei sogni, diciamo nel mondo dei sogni, questa percentuale voi tra 2 anni la vorreste cambiare come composizione o più o meno va bene così perché alla fine le donazioni mensili sono quelle più sicure e va bene che lo zoccolo duro sia... Noi vorremmo aumentare le donazioni mensili. Okay, aumentare le donazioni mensili. Perché sono quelle su cui possiamo contare di più, perché ad esempio noi per raccolta fondi facciamo anche delle feste mm-hmm, proprio, cioè da balliamo, sì. e non le abbiamo potute fare quest'anno perché ci è successo una cosa spiacevole, quindi insomma, se le persone hanno problemi fisici e di malattie non possono dedicarsi a queste cose. Quindi abbiamo sospeso, quindi non possiamo contare soltanto sulle raccolte fondi, perché sono semmai un qualcosa che può aumentare, arricchire, farci stare un po' più tranquilli, ma la base sono le donazioni mensili. Perfetto. Allora, se guardate solo come nell'arco di 2 chiacchiere proprio fatte così anche... Se mi fossi fermato 10 minuti fa, mi sarei alzato a questo tavolo con l'idea che voi facevate molto lavoro, che il focus del vostro lavoro era quello delle scuole. No? Invece, guardandoci dentro, il focus è la donazione mensile. Quindi, è chiaro che potendo, se uno ha un budget di 1 milione di euro, comunica, fa uno strumento per ogni target. Il nostro obiettivo però è quello di, lo vedrete dopo, di individuare tutti i nostri target, segmentarli il più possibile, perché più il target è preciso, più noi riusciamo a trovare lo strumento adatto.
Allora, ad esempio, se fosse stato che il 90% del vostro incasso, chiamiamolo, veniva dalle scuole, io avrei sorriso da qua a qua e avrei detto bisogna comunicare ai bambini, i disegni, le illustrazioni. Se invece parliamo di donazioni mensili, vuol dire che comunque se pensiamo al target della donazione mensile è comunque qualcuno che, immagino, avrà un conto corrente, nel senso che vi dona o comunque va in banca, no? Quindi diciamo che siamo sicuramente nella fascia adulta, no? Sì, stranamente, no? Cioè le donazioni con bonifico online sono la minor parte. La gran parte delle persone usa il bollettino di conto corrente postale. Che io mi dico, ma come mai? No, perché in posta ci si va alla fine. Infatti. Quindi questi, diciamo, comunque gente che ha la capacità di interfacciarsi con un ufficio postale. Adesso se io dovessi dire così, direi che comunque sono persone che, mi viene da dire, dai 25 anni in su. 20, sì, sono di più. Sì. 30, 50. Perfetto, sì. Oh, benissimo. Allora, potremmo dire che sono persone, adesso magari in questo, nel momento in cui fanno la donazione, non hanno, insomma, problemi, cioè, hanno problemi di qualche tipo, però sono effettivamente, mi viene da dire, non famiglie nel senso stretto, cioè non è che per forza devono essere marito, moglie, figli, però... No, sono anche persone singole. Anche persone singole, perfetto. Allora, vedete che il target che abbiamo individuato, maggioritario, quello sul quale noi vogliamo fare poi l'espansione, perché è lì che è un target che ha intorno ai 50 anni, diciamo siamo dai 40 ai 50. 40 ai 50, che comunque ha la costanza di andare tutti i mesi in posta a fare questo. C'è chi ci fa un bollettino unico durante l'anno, oppure ogni tre mesi. Sì, si ricordano. Voi da 10 anni che ci abbiamo i fedelissimi. A voi, a queste persone, come, a parte invitarli, immagino, tutte le feste, queste cose, voi che canale avete? No, a tutte le feste non posso invitare queste persone, perché a parte che a volte si grava troppo, sì, sulle persone non si possono scocciare. Quindi abbiamo altri amici che invece sono disponibili a queste cose. No, io li raggiungo tramite la posta e a volte ho problemi, per cui devo, cioè, non so, adesso ho deciso, anche in base a quello che abbiamo imparato in questi moduli, di chiamarli uno per uno telefonicamente, di invitarli ad un colloquio. E così, di farci due chiacchiere, vedere un po', aggiornarli, vedere se loro sono ancora motivati, quanto, come, se sono contenti, cioè tastare un po' il terreno per dargli anche la possibilità, se vogliono, di essere più contenti, oppure se non gli piace. Ok, allora, adesso se dovessi scrivere nel mio documento il target che abbiamo individuato per voi, 40-50, contatto postale, telefonico, colloquio personale, e dopo a seguire ci sarà, l'anno dopo vengono magari ricontattati, insomma ci sarà il modo, sì, di restare in contatto. Perfetto. Sì, dobbiamo un po' usare un po' più la segreteria. Ok, andiamo avanti a individuare l'altro pezzo di target. Sì, il target è dai 20 fino ai 60, 65 di utenti. Che nonostante hanno 65 hanno ancora i genitori, che insomma è tutta una serie di... Voi fate raccolta fondi per adesso? Sì, no. Le risorse economiche per mandare avanti questa attività vengono, mi dicevi forse... No, le risorse vengono stanziate da un budget dall'ASL per le attività dei laboratori da svolgere nel centro di salute mentale. Voi per crescere, diciamo, come associazione avreste, immagino, cioè l'ASL, i budget che mette a disposizione penso siano quelli, e non è che si può chiedere, cioè si può chiedere di più, immagino, però non è che... E per crescere quindi cosa dovreste fare? Aumentare il numero degli utenti, aumentare il numero, iniziare una raccolta fondi presso chi? Le famiglie di potenziali utenti che non sono già nei vostri programmi? Così, dovessimo fantasticare. No, praticamente gli utenti famiglie che sono nell'associazione, che poi gestiscono la struttura, addirittura mettono un euro all'anno di tessera, per farti capire. Okay. Per cui, insomma, non so come schiaffeggiarli e svegliarli, insomma, ecco, questo è... Quindi voi avete un'associazione che ha un tesseramento con un simbolico di un euro. Simbolico. Okay. E quindi voi, diciamo, i vostri
avreste la struttura per avere più utenti di quanti ne avete adesso, sì. Se avreste le persone. Sì. Quindi da un lato probabilmente, adesso io immagino che se uno riesce con i soldi, semplifico, con i soldi dell'USL riesce a gestire 30 utenti, faccio per dire, saranno molti di più, non so, meno, 30 più o meno, ok. 20. Nel momento in cui io trovo altri 20 potenziali utenti, no? E quindi aumento la mia efficacia sul territorio, perché vado a incidere su 40 situazioni problematiche, con tutti i disagi familiari che ci stanno dietro, eccetera. Le attività su questi altri laboratori non le posso più finanziare tramite l'USL, devo trovare delle altre forme di sostentamento, che dicevamo non possono essere, non si può andare a attingere sempre alla famiglia dell'utente, ma bisogna trovare delle altre forme. Ok, quindi voi non avete, loro no, si può fare anche una cultura di preparazione alla famiglia dell'utente, okay. A partecipare attivamente all'associazione, insomma, okay. Ecco, di essere parte integrante, cioè di darsi una perfetto. Svegliata, insomma, qua okay. Qui si dorme. Okay. Allora, questo è un altro canale di solito abbastanza, cioè, frequente nelle associazioni, cioè non siamo ancora al target della raccolta fondi, però c'è una prima esigenza che è quella di attivare le famiglie che sono un primo bacino di volontari. Se voi lavoraste con persone senza famiglia dovreste attivare, che ne so, i giovani del distretto scolastico come possibili volontari, in questo caso dovete attivare le famiglie. Quindi un primo target sono le famiglie di questi utenti, di una comunicazione che è volta all'attivazione, non tanto alla raccolta fondi. La raccolta fondi invece, non avendola mai fatta, diciamo che è un po' da inventare, da zero in qualche modo. La raccolta fondi possono essere attività sporadiche come la festa, il mercatino, la vendita della lotteria, eccetera, eccetera. Mi viene a dire, questi laboratori, io non ho idea, quindi lo chiedo, però ad esempio l'Opera dell'Immacolata di Bologna ha dei laboratori che fanno analoghi di espressione artistica, eccetera. Alcuni dei ragazzi, quelli più autonomi di questi laboratori, vengono inseriti in percorsi all'interno di aziende, ad esempio, dove un ragazzo che in 5 anni è riuscito a sviluppare la capacità di avvitare un tappo a un vasetto può avere 3 ore di lavoro in qualche modo retribuite, no? Infatti l'anno scorso di pomeriggio abbiamo fatto una specie di convenzione con la Fondazione Angeli, che hanno un sacco di ulivi, e abbiamo mandato i ragazzi a raccoglierli, a fare l'olio, a imbottigliarli nella loro bottiglia olio solidale, okay. E hanno fatto, insomma, cioè, diciamo che le cose cerchiamo di inserire, infatti quest'anno c'è anche il giardinaggio, le potature, eccetera, okay. Per cui si spinge tanto a renderli indipendenti e inserirli nell'ambito lavorativo. Perfetto. Allora, lavorativo. Allora, ad esempio, io adesso dovessi dire, qui abbiamo 3 target diversi, cioè abbiamo la famiglia che va attivata, che è un canale di comunicazione, e di formazione culturale, ieri dicevamo, no? Informativo, di cambiamento di un comportamento. Dall'altro abbiamo delle aziende, dico aziende, poi può essere appunto chi ha gli ulivi, chi ha da potare il giardino, diciamo dei privati, che possono con loro, senza impegnarsi loro direttamente, però aprire un loro spazio, ovviamente che richiede delle cautele, delle attenzioni, all'inserimento lavorativo. E quindi questo è un altro canale. Diciamo che per adesso questi bastano, in teoria bisognerebbe anche mettersi lì a pensare chi è che può comunque darci un po' di... La raccolta fondi adesso non è il mio argomento, però sostanzialmente di solito c'è no, ricerca di qualche... No, si era pensato che la raccolta fondi, siccome i ragazzi fanno la terapia e molte volte si addormentano un po' dappertutto, volevamo creare una stanza relax veramente, okay. Per queste che si collassavano... un po' dappertutto, ecco. Quindi una stanza a riposo. Una stanza. Questo è un progetto concreto rispetto al quale uno può chiedere un finanziamento anche a N. Sì, perché laboratori ci sono, c'è il laboratorio di sartoria, di bomboniere, il laboratorio di arte terapia, il laboratorio di yoga che fanno yoga, il laboratorio di informatica. Sono già attrezzati. I laboratori di ortoterapia unito al giardinaggio, eccetera. Per cui insomma. Ecco, allora di solito appunto quando si fa una raccolta fondi o si tirano su con tanta fatica, no, n.000 bricioline da tante attività sporadiche, oppure magari si cerca un partner privato o istituzionale che possa mettere un po' il grosso della, o un pezzettino un po' più grosso. In questo caso voi avete una situazione abbastanza composita, cioè ripeto, le famiglie,
i privati che possono offrirvi opportunità di lavoro e un progetto che, detta così, stanza relax, va argomentato. Ad esempio, questa è una bella sfida, perché istintivamente uno dice, vabbè, io devo costruire una stanza a questi per dormire. In realtà bisogna fare un lavoro culturale nella comunicazione e dire a queste persone, in seguito alla terapia che devono sostenere per poter essere abili a lavorare, hanno dei cali fisici, no? E quindi è giusto che questi... È rigoroso, sì, quindi è opportuno predisporre gli spazi, no? Attrezzare gli spazi perché queste persone possano, come dire, riposarsi quando hanno questi momenti di calo. Ok, perfetto. 3. Microfono. Grazie. Allora, la cooperativa si occupa prevalentemente di minori. Okay. Quindi accoglienza minori, abbiamo una comunità residenziale e un centro diurno. Okay. Quindi il target è dai 6 ai 18 anni per l'utenza. I fondi ci arrivano l'80% dall'amministrazione. Ok. Il resto da donazioni, tipo una coppia si sposa, i regali, invece di regali ci fanno il bonifico. Okay. Oppure dai semplici volontari, da persone che comunque ci danno una mano, ci conoscono, e poi una parte, più o meno un 5-5, un 10% dalla parrocchia, okay, dai preti, proprio dai preti che ci aiutano nella spesa quotidiana, in tante, della nostra, quale, okay, sì, sulla quale ci appoggiamo. Sì, perfetto. Mentre per quanto riguarda il target della comunicazione, quindi le persone su cui vogliamo farci conoscere, e la pubblica amministrazione, quindi il tribunale, i servizi sociali, mm-hmm, tutto ciò, poi abbiamo le famiglie, mm-hmm, ma non solo le famiglie dei nostri ragazzi, perché comunque sono famiglie in difficoltà, quindi non puoi fare una raccolta fondi di loro, però su famiglie private, perché nel nostro progetto c'è, cioè, non solo fermarci a accoglienza di questi ragazzi segnalati, uh-huh, ma soprattutto altri ragazzi, altri minori, attraverso laboratori. Stiamo progettando da settembre di fare una semi-residenziale, okay, cioè quindi andiamo a prenderli a scuola, pranzo, attività, sostegno scolastico e poi attività ludi, sia per i ragazzi segnalati dai servizi ma anche per le famiglie private, perché tante persone ci chiedono questo. E poi, diciamo, allargare il discorso alla collettività, cioè ai volontari che possono essere ragazzi delle scuole, uh-huh, o all'associazionismo. Noi abbiamo nella nostra realtà parrocchiale il gruppo scout, visto che ieri ne parlavamo, e una delle proposte che abbiamo sempre provato a fare è venire a fare servizio ai ragazzi di clan, ma diventa difficile perché gli orari sono particolari. Quindi è un po' questa la nostra situazione. Allora, ad esempio, nel vostro caso, nel loro caso, voi avete praticamente un... Ciao, buongiorno. Avete un 80-90% del vostro sostentamento che dipende dall'amministrazione, cioè da strutture rispetto alle quali voi non avete potere operativo, nel senso, la dico male, però un domani che l'amministrazione chiude i rubinetti, un domani che la parrocchia viene chiusa... Ti posso rispondere? Ci stiamo aprendo all'altro proprio per questa ragione. Ti faccio un esempio molto... Il nostro comune ha un debito con noi, cioè non ci paga, quindi non ci dà soldini, adesso ci ha pagato una fattura del 2012, ma ti parlo di gennaio, ma adesso, perché stanno arrivando, non so che cosa è successo, gli operatori non prendono stipendio da giugno 2012, quindi molti operatori stanno andando avanti perché ci credono, sì, perché chi non ci crede o comunque non ce la fa più, le situazioni familiari, quindi, ma chi ha a che fare con le amministrazioni è così, perché stanno chiudendo i rubinetti, ma la stessa amministrazione ci sta chiedendo di offrire servizi con costi minori, ma con un ampio raggio. Quindi non solo, ma okay, fare di più con meno budget, che sembra sempre utile. Ovviamente. No, allora, ad esempio, loro hanno un caso ancora diverso, nel senso che da un lato hanno
sono nella condizione di provare almeno ad allargare il bacino dell'utenza. Quindi questa è una comunicazione che forse, vabbè, c'era anche un po' nel tuo caso, però diciamo che nel vostro caso avete un'utenza che veniva normalmente segnalata, adesso qualcuno ve lo volete andare a pescare in giro. Quindi è una comunicazione proprio del problema barra soluzione, in questo caso, molto diretta. Allo stesso tempo avete bisogno di attivare dei volontari o delle risorse all'esterno. E se dovessimo costruirlo così a livello teorico, quando non c'è un target, voglio dire, voi ce l'avete già, no? Sono donatori tra i 40 e i 50, quindi abbiamo un target sul quale fare un po' di espansione finché non abbiamo esaurito tutti i 40-50 anni della provincia. Nel vostro caso, ad esempio, per la raccolta fondi avete un range abbastanza ampio, perché il discorso dei matrimoni sicuramente quello funziona, insomma, però dipende molto anche dalla conoscenza, immagino, anche un po' personale del... Sì. Ok. Quindi non è una cosa che si possa progettare in modo strutturato. Allora, ad esempio, se uno dovesse dire a tavolino, si fanno degli esperimenti in questo caso, qual è il target più sensibile al problema del minore, no? Del minore disagiato? Allora, poi ci sono le eccezioni, io non sto dicendo che agli altri non ne frega niente, sto dicendo quelli a cui conviene rivolgersi, perché sono quelli più probabilmente disposti a. Allora, sicuramente se dobbiamo suscitare delle donazioni da privati, dobbiamo pensare a persone che abbiano possibilità di spesa, no? Quindi chi sono le persone che hanno possibilità di spesa? Siamo qua di nuovo, probabilmente abbiamo un target 30-60, diciamo, come età, sono persone sensibili al problema dei giovani e o della famiglia. Di solito chi ha dei figli adolescenti o dei figli preadolescenti è molto sensibile al tema del ragazzo, ipotizzo, poi a parte che ogni territorio fa anche storia a sé, però in generale. Allora, se io dovessi dire, probabilmente dovrei immaginare una comunicazione per attivare donazioni o interventi di privati che non ci conoscono, una cosa tra i 30 e i 60, probabilmente il canale potrebbero essere le scuole, voi avete dei minori, detto, dai 6 ai 18, quindi probabilmente le scuole, che sono comunque un punto molto semplice di raccolta di individui, bambini di quell'età, potrebbero essere un contesto interessante, perché tu tramite i bambini, come fate un po' anche voi, arrivi alle famiglie, e in qualche modo inneschi una dinamica per cui la famiglia dice, dai cavoli, mio figlio, guarda com'è bello, com'è bravo, no? C'è un altro ragazzino che magari gli stessi talenti, le stesse capacità, non riesce a esprimerli perché è in una situazione difficile, magari mi attivo, no? Mi attivo anche in modi, adesso ad esempio a Modena ci sono avviati in vari settori, disagio mentale ma anche problemi, diciamo, di carattere familiare, anche quelle sorte di non affidi temporanei, però l'affiancamento familiare, per cui magari il ragazzo una domenica al mese viene inserito in un contesto normale. È uno dei progetti. Perché sono cose anche molto efficaci. Un po' l'esperienza, quella che ho potuto vedere io, è che comunque un buon modo anche per ottenere dei buoni risultati è riuscire a mettere un ragazzo con problemi in mezzo a ragazzi, tra 10.000 virgolette, normali, che quindi gli permettono di sperimentare una normalità delle relazioni. Quindi, diciamo che nel vostro ipotetico caso un ulteriore target potrebbe essere 30-60 con capacità di spesa, probabilmente famiglie o persone con figli, se non vogliamo fare l'uguaglianza tra le due cose. E quindi verrebbe da dire che si potrebbe fare un'attività nelle scuole. Ok. E adesso ti dico cosa stiamo facendo così. Stiamo facendo un giro per individuare i target, stiamo provando a simulare il percorso che porta alla ridefinizione o all'aggiustamento dell'identità aziendale, poi faremo quello del piano di comunicazione. E quindi stiamo facendo un giro per capire intanto di che tipo di attività si occupano le varie associazioni, qual è il target degli utenti e il target della raccolta fondi, cioè da dove arrivano eventualmente le risorse per fare l'attività adesso e da dove uno vorrebbe che arrivassero. Okay? Quindi gli altri hanno avuto un po' più di tempo per pensarci, però adesso tocca a te. Vabbè, io sono qui un po' per Solidaunia, però è un'associazione che collabora con il Vangelo della Vita, quindi è assolutamente gemella in tutto e quindi non mi ripeto. E poi sono qui personalmente
per un'idea di social business, che non è più tanto un'idea, ormai è concreta, e, però essendo social business e quindi essendo un'impresa a tutti gli effetti che però ha uno scopo sociale che è quello di sviluppare la solidarietà intergenerazionale, mi interessava la lezione perché comunque la comunicazione serve anche a me, soprattutto riuscire a comunicare che la mia impresa non è un'impresa come le altre, ma è un'impresa che ha finalità sociali. E a dire le due parole, l'impresa è un ristorante di cucina tradizionale, però in cucina non ci sono dei cuochi normali, ma si alternano ogni giorno della settimana una coppia formata da anziano socialmente marginato e studente dell'istituto alberghiero, stagista. E quindi la mia comunicazione si rivolge sicuramente a un target, come diceva prima, con possibilità di spesa, perché sono poi quelle le persone che possono venire al ristorante, però senza voler tagliare fuori i giovani, perché ovviamente cercando di sviluppare solidarietà intergenerazionale è importante anche coinvolgere loro. E quindi è una comunicazione che si rivolge a un target molto ampio e si rivolge anche a quelli che magari non gliene importa nulla del progetto sociale, ma invece vengono attirati dal fatto che la cucina sia tradizionale e che quindi riproponga ricette e prodotti tipici del panorama locale, perché il ristorante cercherà di essere prevalentemente a chilometro zero, utilizzare prodotti prevalentemente a chilometro zero. Quindi ci sono vari target, ci sono i sensibili, i meno sensibili, i giovani. Ok, allora questo sicuramente, appunto, sì, direi che l'analisi del target più o meno è quella. C'è tutto il target tipico del ristorante, chilometro zero tradizionale, che è un target che esula dai criteri sociali, però anche qui sicuramente un minimo di capacità di spesa c'è. Cioè, diciamo che i giovani potrebbero essere oggetto, sempre facendo la teoria, insomma, così spiccia in due minuti, sui giovani forse non si comunica sullo stesso canale del ristorante, nel senso che magari il giovane non è quello che ti viene al ristorante 20 volte al mese. E io c'è un'esperienza analoga sul territorio modenese che si chiama appunto la Lanterna di Diogene, forse ne accennavo ieri, è un ristorante gestito in toto da ragazzi down con un cuoco normale, non so come dire. Esatto. In quel caso, ad esempio, un interlocutore fondamentale per loro sono le associazioni, a Modena si chiama, ci sono i Lions, diciamo, cioè le associazioni benefiche con possibilità di spesa, che magari decidono di fare le cene sociali invece che farle in un'altra parte, le fanno lì. E questo, cioè, sicuramente gli garantisce che tre volte all'anno gli arriva una cena dove ogni invitato spende 100 euro, e loro sanno che questo tipo di raccolta fondi è una relazione che da sola può... quindi, diciamo, da un lato c'è un canale di pubblicità del ristorante che deve tenere insieme la tradizione rappresentata dall'anziano e anche la dinamicità rappresentata dallo studente, magari rivolto in prima battuta a realtà che possono essere dei moltiplicatori di contatti. Quindi, ad esempio, l'associazione benefica che dice: ok, la mia cena sociale la faccio da voi, l'azienda che può dire la cena natale, adesso non so quanto usi, in realtà dalle nostre parti fino a qualche anno fa si faceva la cena di Natale, adesso non si fa più niente, però la cena aziendale, no? Una volta, magari un'azienda una volta, poi per altri 5 anni non lo fa, dice: ok, io la mia cena di Natale la vengo a fare da voi, ho 50 coperti, no? In una serata uno realizza magari un... Quindi mi verrebbe da dire una comunicazione in una prima battuta sul ristorante per questi tipi di realtà, cioè realtà che possono in qualche modo garantirvi un supporto numericamente interessante. E dall'altro, sicuramente sui giovani, anche ad esempio, questo è un progetto, cioè dal punto di vista di concettuale molto bello, perché il giovane va a contatto con l'anziano, insomma io trovo che sia una cosa molto, cioè se il giovane lo sa apprezzare è una cosa potentissima, no? Allora, ecco, su questo ad esempio c'è il materiale, volendo, per iniziare a ragionare su un discorso legato alle cose che dicevamo ieri, un po' anche di storytelling e di racconto di questo, perché l'anziano in qualche modo racconta al giovane, perché voglio dire il patrimonio tra virgolette della tradizione o di un certo tipo anche solo di storia, io penso ai nostri vecchi sostanzialmente, quelli che ho conosciuto lavorando appunto nelle mense eccetera,
possono anche essere oggetto, voglio dire, di una qualche forma di racconto, per cui tu al menù, diciamo, che è fatto di piatti e di ingredienti, affianchi anche la storia della coppia che ci sta lavorando, quindi del giovane, che in questo caso probabilmente sarà più ascoltatore in una prima battuta, però magari anche quello che può raccontare, no? Nel senso che ascolta quello che dice il vecchio, il giovane racconta. Quindi tutto questo per dire che cosa? Che probabilmente su un certo tipo di associazioni, ripeto, a me vengono in mente i Lions, non so se ci siano anche a Foggia, se si chiamano così, mi vengono in mente quelli perché i Lions, non so se nazionali, io non ho moltissimo, ecco, io non ho moltissimo feeling con questo tipo di realtà, quindi lo sono sentiti nominare, insomma, per me era una cosa tipo la loggia del Leopardo di Happy Days, cioè non ho mai capito bene cosa facesse, insomma, però... Quindi ad esempio per loro potrebbe valere la pena di creare uno strumento un minimo più strutturato, immagino, proprio sto sparando, un piccolo libro, brochure, dove una ricetta è affiancata a una coppia con una bella foto di questa coppia, di solito gli anziani hanno delle facce molto espressive, i giovani a volte un po' meno, però non è detto, cioè facce diciamo che raccontano, insomma, quindi un bel ritratto fotografico. Una ricetta e il racconto o un dialogo tra queste due persone. Ne metti insieme 10, fai una piccola brochure di 16 pagine, un minimo curata, e questo oggetto da solo ti racconta, e secondo me anche dando qualcosa di così di interessante a questo tipo di associazioni. Quindi uno potrebbe pensare a una comunicazione di questo tipo, che è una comunicazione di dove i numeri e le tirature magari sono più ridotte, nel senso che le associazioni di questo tipo saranno una trentina sul territorio, le aziende che fanno questo tipo di cose sono 40, non so, e quindi puoi permetterti di curare un po' di più la sostanza, il numero di contenuti, perché sai che poi hai delle spese anche di stampa e di riproduzione un po' più ridotte. Questo è il tipo di prodotto, ad esempio, che fa la Gregoriana, la Fondazione Gregoriana, per la sua campagna Lasciti, che è sempre un argomento un po' spinoso, quindi loro hanno deciso, e dovrebbero farlo, poi insomma non so se le stiamo definendo in questi giorni, che siccome è brutto, cioè la campagna La roba Lasciti è un po' difficile da comunicare, perché tu vai a dire a una persona anziana, oh, ti auguro di campare 100 anni, ma nel momento in cui... E allora hanno detto, invece che fare girarci attorno e fare chissà che cosa, semplicemente facciamo in modo che queste persone si affezionino in modo positivo, non in modo così con dei sotterfugi, si affezionino alla realtà gregoriana. Quindi cosa facciamo? Le persone anziane, del loro ipotetico target, notate che questo materiale loro lo distribuiscono attraverso i notai, cioè non viene distribuito in giro, e sono persone anziane sicuramente con un forte attaccamento religioso, altrimenti uno non ci pensa neanche a dare un lascito a una fondazione religiosa. E quindi hanno detto, mettiamo insieme un libretto di preghiere, che sono preghiere prese dalla tradizione, loro sono stati fondati dai gesuiti, no? La tradizione dei gesuiti, nel 1400 oggi, i grandi studenti che sono passati per la Gregoriana, ci sono papi, ci sono missionari, ci sono matematici, eccetera, eccetera, perché la fondazione finanzia l'università gregoriana, che è l'università dei papi, viene chiamata, no? Perché 4-5 papi sono passati lì, quindi... E quindi facciamo questo libro con la foto e la storia dello studente, no? Che magari è uno studente del 1400 che è andato in missione in Cina e ha portato a casa le prime mappe delle stelle, perché hanno questa tradizione molto legata allo studio delle scienze, i gesuiti, con una preghiera per ogni giorno. Noi facciamo questo libretto, sicuramente avrebbe dei costi proibitivi se dovesse essere uno strumento da distribuire, no? In 500.000 copie, dovendone loro tirare un centinaio di copie, perché hanno stimato che tra notai di Roma e possibili persone interessate non superano le 100 persone, però siccome ognuna di queste persone per loro rappresenta eventualmente lasciti dell'ordine delle centinaia di migliaia di euro, lo dicono, preferiamo trovare su questi 100, beccarne due, piuttosto che fare un volantinaggio a tutto tondo, no, per raccogliere 20-30 euro, eccetera. Allora, questo è ovviamente un tipo di strategia che richiede appunto di avere dei target molto precisi. Allora, nel vostro caso non è così stringente, però uno potrebbe ipotizzare e dire, facciamo una cosa un po' fatta bene, e si può chiedere se nella vostra mappa di relazionale c'è un giornalista, c'è uno scrittore, qualcuno che vi cura, no? Si viene lì una sera alla settimana, sta in cucina con queste persone, registra un po' di cose, a fine serata si fanno due chiacchiere. Questo giornalista vi mette insieme 10 racconti, 10 ricette, si fa una bella pubblicazione è una brochure, voglio dire, non è che deve essere un... e si usa come veicolo, accompagnata da una lettera con la vostra comunicazione aziendale, all'azienda o all'associazione benefica, eccetera. Ok, ho finito il giro dei target, io in realtà sono già andato un po' avanti parlando di queste cose, ma dopo torniamo sopra.
Allora, dicevamo, tutti non può essere una risposta, perché l'obiettivo è quello di, quando parliamo dei target, di segmentarli. Perché dicevamo prima, se vogliamo essere efficaci dobbiamo trovare lo strumento giusto. Se parliamo nelle scuole, parliamo alle scuole. Non facciamo uno strumento che va bene per le scuole ma va bene anche per i novantenni, perché non parlano la stessa lingua, no? Vi ricordate che dicevamo la comunicazione sulla stessa generazione può avere un tono come quella Lasciti, un po' più paternalista, mentre con i giovani ci vuole sicuramente un tono più persuasivo, più attivo, no? Bene. Iniziamo a vedere quali sono gli strumenti. Io qua vi ho anticipato, leggiamo solo la prima parte per adesso, quali sono gli strumenti che servono per la comunicazione cosiddetta offline, cioè quella reale, nel mondo reale. Logo e payoff voi dovreste averlo, o dovreste ridisegnarlo anche un pochino sulla base di quello che ci siamo detti ieri, no? Pensando a queste cose. Sul payoff però adesso magari ci lavoriamo, perché sulla base del vostro target e delle attività che fate possiamo avere qualche spunto. La carta intestata, biglietti a visita, brochure, materiali a stampa ed eventuali gadget. Parliamo dell'offline. Materiali online sempre per la per l'identità aziendale, cose che vi servono anche per rivolgervi alle pubbliche amministrazioni, che sono un po' il tratto comune di tutti voi. Sito web, eventualmente la pagina Facebook istituzionale. Io dico pagina Facebook perché, ad esempio, se parliamo di attivare i giovani, non per mettere il carro davanti ai buoi, però i giovani su Facebook ci stanno, condividono, come dicevo prima, tante cose irrilevanti, ma condividono anche cose che li qualificano. Quindi se un giovane, ad esempio, ha fatto una bella esperienza o ha a disposizione 10 belle foto della sua serata in cucina con l'anziano, faccio per dire, non è da escludere che sulla pagina istituzionale di Facebook lui dell'associazione scriva qualcosa, le pubblichi, faccia mi piace, magari sono foto buffe, magari si è strinato una mano mentre scolava la pasta, e la condivide con i suoi amici che gli ridono dietro, lo prendono in giro, però intanto hanno visto che lui era in quella cucina a fare quella cosa. Bene, adesso arriviamo, questi sono gli strumenti, adesso cerchiamo di definire il messaggio che si deve passare attraverso. Allora, proviamo a vedere se i ragionamenti che abbiamo fatto fino adesso ci aiutano a capire qual è il problema e qual è la soluzione. Se volete proprio farvi uno schema, cioè uno schema a due colonne, problema da una parte, soluzione dall'altra. Nel vostro caso il problema è riguardo agli immigrati. Proviamo a sgrossare. Da quel che mi hai detto, il problema è che loro fanno fatica ad orientarsi nella burocrazia, nel confronto con con la società, il mondo del lavoro, eccetera. Quindi hanno bisogno di un orientamento. Quindi il problema loro è il disorientamento e l'interazione, le difficoltà di interazione. Il vostro target, abbiamo detto, è... Arrivo, Allora, dove avevo segnato... Il vostro target sono persone tra i 40 e i 50, quelli su cui volete lavorare. Allora io vi chiedo, una persona che non vi conosce, che ha 40-50 anni, cosa vede del problema di cioè in che modo il problema dei vostri utenti gli arriva addosso? Cioè, un cinquantenne di Foggia che non vi conosce, cosa vede del mondo degli immigrati che a voi, con i quali voi lavorate? Vede, se fosse un modenese ti direi, da noi dopo i 50 la gente inizia ad avere una paura maledetta di tutto quello che è, ha solo i capelli diversi, quindi figura. Allora, probabilmente il vostro target dell'immigrato percepisce che cosa? Percepisce una sorta di vaga, la diffidenza, la minaccia, no? Qui noi su cosa lavoriamo? Il problema dell'immigrato è il disorientamento. Il problema del target che vogliamo aggredire rispetto a quel tema lì è il senso di minaccia. E questo ce lo segno. Dimmi. La soluzione è l'intercultura. Magari, cioè il senso, sì, sarebbe bello poterla... La comunicazione culturale. Infatti stavo pensando di fare un evento culturale molto grosso. Per aprire a questa... Quindi gli africani parlavano, dare la voce a loro per farsi conoscere. Allora, ecco, la soluzione, tu dici giustamente, è l'intercultura. Ok, che è una soluzione, cioè specifica rispetto al tema, ma è una soluzione ancora un termine abbastanza ampio. Tu dici, facciamo un evento in cui loro parlano, danno voce. Questo ad esempio è parlare. Io non conosco tutte le associazioni del territorio, però sicuramente, al di là di... voi fate... affiancamento, no, nella vita di tutti i giorni, eccetera. Però la soluzione che voi mentalmente prospettate al problema, sia del vostro target di utenti, sia del target di chi volete attivare, la soluzione per voi è quella di farli parlare, diciamo. Parlare poi nelle scuole
facciamo in prefettura. Ok, la, però, la, questi prodotti. La conoscenza di sé dell'altro, della relazione. Con la relazione tra le persone. L'intercultura è intesa proprio come accettazione dell'altro. Possiamo provare per scherzo dire che la parola però è il dialogo in qualche modo, è l'elemento, può essere un elemento distintivo di questa vostra strategia, nel senso che. Se ci fosse un'altra realtà come la vostra, che però dice noi non ci occupiamo ad esempio delle scuole, siamo presenti sui luoghi di lavoro, no? Perché sì. L'africano che entra a lavorare in una fabbrica sappiamo che subisce determinati tipi di situazioni, noi quindi siamo attivi, che è un altro contesto. Diciamo che voi, semplifico perché ovviamente non stiamo facendo veramente il lavoro noi e voi sì. Come agenzia, però diciamo che la parola potrebbe essere, il dialogo potrebbe essere una cosa che vi caratterizza, cioè il fatto di dire che l'intercultura passa dal confronto, dal dialogo e dalla conoscenza, è una soluzione a quel problema. Allora, ad esempio, a me verrebbe come prima parola chiave da mettermi lì, oltre a intercultura, che però vi ripeto, è giusta come parola, ma è molto ampia, no? Intercultura si fa in mia moda, dialogo e parola. Io poi che insomma vado un po' abbastanza a ruota libera quando inizio a fare questi lavori, penso che uno dei temi, almeno per gli africani che conosco io, che loro parlano a un tono di voce normalmente più alto di 2-3 decimi rispetto a quello che sono abituato a sentire. Non tutti. È vero, questo è un altro. Perché ad esempio da noi le comunità di anziani che lavorano con gli africani hanno la prima difficoltà, cioè gli anziani non ce l'hanno questa difficoltà, perché anche da noi sono abituati che a parte che sono sordi, ma i nostri contadini, per dire, si parlano da una parte all'altra del campo, quindi quando si incontrano in via Emilia urlano anche se sono a 2 metri di distanza. Quindi loro sono in perfetta sintonia. Mentre ad esempio l'età di mia madre, quindi insomma intorno ai 60, percepiscono questo modo, no, fanno fatica a decifrare i sentimenti, l'espressività, per cui la sintesi è sempre, sempre incavolati, no? Quando in realtà banalmente stanno parlando, hanno un tipo di mimica e di espressione diversa. No, dico questo perché però effettivamente tu dici, noi parliamo comunque anche noi abbastanza a tono alto, quindi non si nota questa cosa, voi non è una cosa che salta all'occhio questa che loro... No, io quello che ho notato veramente per gli africani che conosco è che parlano a voce bassa. Ah, parlano a voce bassa, ok. Alle volte faccio fatica. A voce bassa. Comunque, allora, il fatto che parlano a voce bassa, uno fa fatica a sentirli. Vabbè. No, è interessante iniziare a entrare in queste cose più minute. Forse quando parlano tra di loro, che magari si agitano, si scalda, un po', però normalmente sì. Ok. Allora, quello che l'esercizio che stiamo facendo è problema dell'utente, problema del target, soluzione, ma specificità della soluzione, nel senso l'intercultura risolverebbe tutti i problemi dell'Italia con l'immigrazione. Voi diciamo che lavorate in parte anche e soprattutto sul dialogo, no? Sulla conoscenza. Perfetto. Quindi la vostra soluzione è basata sulla conoscenza. Passatemi questa semplificazione. Insomma, poi, perfetto, andiamo avanti. Invece nel tuo caso la soluzione, allora il problema del target è che sono persone con disagio mentale. Sì, mentale. Mentale. Quindi il loro problema è che si era pensato che di creare una piccola stanza relax, sì. ma tra l'altro diciamo prendere anche questi soldi per pagare gli operatori che operano nei vari laboratori. Okay. Però facendo un passo indietro, sempre per tornando proprio indietro alle origini, se voi non faceste i laboratori, queste persone con disagio mentale sarebbero in una condizione di minor autonomia, di minor valorizzazione, no, sarebbero in una sarebbero casa in giro. In giro, ok. Quindi il loro problema è che se non ci siete voi che gli fate fare dei laboratori, questi stanno in giro immersi in un contesto che non li valorizza. In un contesto di emarginazione, di stigma, e perfetto. Chi più ne ha più ne metta. Allora, il vostro target, dicevamo, è l'attivazione delle famiglie e l'inserimento lavorativo. Allora, proviamo a pensare, la famiglia che ha un figlio, diciamo, no, con disagio psichico, perché, cioè, è abbastanza scontata la risposta, che tipo di problema ha? Che non sa dove mettere questo figlio. Sì, perché i genitori sono anche la maggior parte, anche se hanno dei figli relativamente giovani, sono anziani,
perfetto. E il problema con andare avanti dell'età peggiora, cioè io penso che il dramma... Sì, perché non sanno dove collocarlo queste persone. E hanno allora... la preoccupazione che quando loro magari verranno meno, questa persona rimane un po' così. Esatto, rimane un po' così. Quindi, allora, se ad esempio, questo è un tema ad esempio che c'era anche in questa associazione di genitori di bimbi down che hanno creato questo ristorante, cioè la loro preoccupazione era tra 30 anni, quando io non posso più seguirli, questi cosa fanno? Allora, diciamo che nelle famiglie di potenziali utenti che voi potreste raggiungere, il problema concreto è che hanno un figlio con disagio mentale, con tutto quello che consegue. Il problema per cui potrebbero vedere positivamente la vostra associazione rispetto a un'altra è che voi in qualche modo gli fornite una soluzione di autonomia e di prospettiva, cioè non è che te lo tengo il pomeriggio della settimana così tu puoi riposarti, lo tengo e faccio con lui un percorso che magari tra 2 anni lo porterà ad avere un minimo di autonomia, autostima e di autosostenibilità economica. Ok, quindi per le famiglie la prospettiva, per l'impresa invece, che è quella che il privato che potrebbe aprirvi le porte e dire bene, mandami 5 ragazzi a fare giardinaggio, io li pago, insomma pago voi. Lui che tipo di visione ha del problema del disagio mentale? Cioè io sono un imprenditore che ha una catena di montaggio dove potrebbero lavorare dei ragazzi magari con disagio, faccio per dire, però non vi conosco, non so niente dell'esercizio di prima. Io cosa percepisco del disagio mentale? Cioè, non una bella cosa, sicuramente. Li vedo, magari non so, penso, non si vedono neanche, almeno a Modena i ragazzi con disagio non li vedi per strada, cioè non è l'immigrato che tu ti senti minacciato perché vedi... No, vabbè, automaticamente gli possono salire la poca affidabilità, il pericolo ecco. Di qualsiasi genere che si può scatenare, insomma, a causa o non a causa. Ecco, benissimo. Il tema, ad esempio, per un privato potrebbe essere il tema della, in due sensi, il tema della sicurezza, cioè esatto, facciamo sì che queste persone, cioè, però volto in positivo, non mettiti in casa uno che potrebbe farti saltare per aria il capannone, ma aiutaci a fare attività in sicurezza con lui. Allora, se quello è il nodo, che è la prima obiezione che ti fanno, quando tu comunichi a loro gli dici, oh, lo so che il problema è la sicurezza, quindi io quando cerco di darti un ragazzo a lavorare, è su quello che voglio confrontarmi con te. Quindi abbiamo... diciamo 3 ordini di problemi. Il problema del ragazzo con disagio mentale è l'emarginazione e la stigma. Il problema della famiglia potenziale cliente, diciamo, è un problema di prospettiva, cioè cosa succederà a mio figlio con disagio mentale tra 5 anni, 10 anni, quando io non sarò più in grado di, oppure sono già avanti con gli anni, questo figlio fino adesso me lo sono gestito, adesso pian piano riesco più a gestire. Per l'azienda il problema potrebbe essere percepito in termini di sicurezza, perché è abbastanza scontato che una persona con disagio mentale ha bisogno di aiuto, quindi non c'è bisogno che glielo dica, no? Mentre non è scontato che un immigrato abbia bisogno di aiuto, se lo percepisco come minaccia, cosa diversa, no? Cioè di fronte alla persona con disagio mentale, come di fronte al bambino, chiunque è pronto a mettere mano, no? Facciamo, brighiamo. Di fronte all'immigrato c'è da fare un lavoro un po' più profondo. In questo caso diciamo che il tema potrebbe essere quello della sicurezza, cioè lavorare bene, lavorare sicuri, crescere sicuri, imparare sicuri, sono temi. La vostra risposta, allora, al problema della sicurezza è, sì, la sicurezza in senso, là c'è il problema, noi lo mettiamo al centro, cioè lo sappiamo che esiste. Per le famiglie è un progetto di formazione in qualche modo, formazione e inserimento lavorativo. Per il vostro target non avete bisogno di comunicare al vostro target, perché lo state già facendo, di aiutarli. Una volta che, cioè, è la famiglia che ve lo deve portare in qualche modo, no? La persona con disagio, quindi. Perfetto. Vai. Microfono. Devo partire. Vai. Vado. Ok. Vado. No, allora, noi abbiamo questi bambini che comunque vengono da situazioni, bambini e adolescenti, da situazioni di disagio familiare. Nelle comunità sono quelli dove comunque i genitori hanno perso la patria potestà per alcolismo, perché stanno in carcere, droga, tutta una serie di situazioni. Quelli invece che stanno presso il centro sono bambini che hanno una situazione familiare dove i genitori non hanno lavoro, gli mancano proprio gli strumenti base per un'educazione dei figli, un'educazione che può essere quella alimentare, quella scolastica. Questo è diciamo, il target, perché vengono i bambini da noi.
quello che facciamo noi, che pensiamo, proviamo a fare, è un inserimento, quindi un'integrazione. In ambito scolastico, perché comunque nelle scuole vengono emarginati sia gli italiani che gli stranieri, perché sono bambini che vengono da famiglie con problemi, perché sono sporchi, perché non sanno parlare, perché puzzano, ma non solo gli stranieri, soprattutto gli italiani, ve lo posso assicurare. Gli italiani è una cosa, da noi sono più puliti gli stranieri che gli italiani. Sì, questo anche nelle scuole, c'è una scuola a Modena, parlavo con una professoressa che ha più del 50% di stranieri, e dice il problema è che il problema non sono i più del 50% di stranieri, sono... è che la presenza degli stranieri ha fatto sì che il restante 40% di italiani fossero gli italiani messi peggio, e gli italiani messi peggio della città sono peggio degli stranieri, perché comunque per gli stranieri è una possibilità di, in qualche modo, anche se la scuola non ha i parametri per valutare, no, la differenza delle scuole, in generale la scuola per loro è una possibilità di progresso sociale, sì, sì. Quindi per loro, loro interesse, no, scusa della parentesi, vai pure. L'integrazione, okay. Quindi il dare delle regole, lo stare insieme, quindi le regole del vivere con gli altri, regole, regole sociali, sì, un'educazione alimentare, igienica, tutto ciò che concerne il fatto di stare insieme. E su alcuni, perché sono proprio pochi, l'inserimento... sono bambini con handicap, non fisico ma mentale, quindi iperattivi, come si chiama? No, iperattivi diagnosticati, perché qualsiasi genitore, cioè ci sono assistenti sociali che mi dicono il bambino è iperattivo, e dov'è la diagnosi? Chi ha la diagnosi è iperattivo, gli altri sono bambini vivaci come tutti gli altri. C'è anche il bambino con autistico, cioè primo livello, sapete che l'autismo, vabbè. Quindi ne abbiamo un po', per loro è un'integrazione un po' diversa, però sempre integrazione parliamo. Ok, allora abbiamo detto che nel vostro caso il target sono da un lato le famiglie, le potenziali famiglie private che... Allora, i target che vi interessano sono potenziali famiglie private che, anche se sono al di fuori del circuito delle segnalazioni, hanno comunque questo tipo, cioè vivono un minimo di problematica, sì. Nel senso che, e questo è un primo target, al quale tutto sommato, voglio dire, voi proponete una soluzione a un problema che loro già conoscono, perché loro hanno il problema di avere un figlio che si spera che sappiano di avere un problema, insomma. Posso assicurarti che molte delle famiglie non se ne accorgono. Ok, quindi c'è un lavoro, sicuramente... Questo ad esempio è uno dei casi in cui c'è un lavoro informativo. Poi avete l'altro target, è la collettività normale, di nuovo tra mille virgolette, scusate, facciamo prima dire così che usare delle perifrasi, e questa collettività normale che percezione ha del vostro target? Cioè sono i bambini che nella classe del figlio rompono le palle? Sì, sono quelli, okay. Che hanno dei problemi, che è meglio non averli in classe, che questi saranno i delinquenti del futuro. Perfetto. E infatti su alcune, quando spesso ci capita di parlare con alcune famiglie, io, ma meno male che dice, noi facciamo un servizio per voi, perché questi ragazzi sono il nostro futuro, e allora è meglio averli in comunità, educarli adesso, che non in un futuro trovarci ragazzini per la strada che ti prendono in giro, che derubano. Ah, è vero, è vero. Però inizialmente che li mandano a fare in comunità, tanto quelli sono irrecuperabili, sì. Oppure queste famiglie che li fanno a fare i figli, cioè mi sono sentita dire che certo. Fanno a fare i figli. Ecco, allora, su questo... esatto, cioè, la rupe, da cui iniziamo. No, allora, secondo me ci sono due, nel vostro caso, ad esempio, ci sono due target che si portano dietro due canali di comunicazione diversi, quelli che c'erano prima, cioè, da un lato c'è un discorso informativo, cioè la famiglia che non sa... Cioè la famiglia sa che ha un figlio particolare, comunque magari non lo sa neanche, però vede che il bambino va male a scuola, non obbedisce, sporco, puzza, cioè andiamo proprio sul concreto. Allora lì c'è un lavoro culturale, informativo da fare, nel senso
facciamo capire a queste persone che forse hanno un problema che ha un nome, e se hanno un problema, a ogni problema c'è anche una soluzione. Finché tu non sai di avere il problema, la soluzione non la cerchi. Quindi lì parliamo, mi viene da dire, il parallelo è un po' forte, però le campagne sull'alcolismo, no? Modena ne hanno fatte, ti dicono nell'ultima settimana hai bevuto 3 volte degli alcolici da solo in casa? Chiamaci, no? Perché statisticamente, cioè, ripeto, purtroppo ho 2 o 3 amici che sono, che insomma sono ospiti spesso delle serate di Alcolisti Anonimi, e questa gente finché non trova qualcuno che gli dice in faccia: oh guarda, abiti a 100 metri da qua, quando ci salutiamo dal pub tu ti pigli una birra per il viaggio, è un problema, nel senso che tu non riesci a stare 100 metri a piedi senza berti una birra, oppure ti sei bevuto 2 bicchieri di whisky prima di andare a letto da solo a casa tua, è un problema, perché non, cioè, il famoso come si chiamava quel liquore a Milano, hanno fatto un lavoro molto grosso negli anni 80, perché c'era questo l'alcolismo cosiddetto delle casalinghe, no? Per cui la donna che restava a casa, il marito tornava dal turno alle 8, nella fascia oraria tra le 5 e le 7, quando veniva sera e venivano finiti i lavori normali di casa, i giri, eccetera, eccetera, c'era questa cosa per cui il liquore per i dolci, no? Cioè le cose c'erano in casa, un cicchettino domani, e si sono trovati con intere generazioni, cioè questa era un'emergenza che avevano segnalato, insomma io l'ho vista nei libri che parlavano di questa cosa quando facevo l'Università a Milano, nel senso che avevano raccolto gli atti di questo lavoro dell'azienda di sanità locale, e su donne che erano alcoliste senza rendersene conto, perché tu te ne rendi conto solo nel momento in cui vai in vacanza per 3 giorni, non riesci ad avere la tua dose di alcol, ti tremano le mani e vedi, proprio hai le allucinazioni, questo purtroppo è. E questo per dire che cosa? Che probabilmente un tipo di comunicazione informativa dovrebbe concentrarsi su gli effetti evidenti del problema, che normalmente vengono liquidati con un no vabbè dai non gli piace studiare, faccio per dire, no? Quindi da un lato ci dovrebbe essere una comunicazione un po' forte, informativa, che permetta a queste famiglie di dire: oh, la difficoltà qual è? Non riescono a gestire il figlio, non riesci a gestire il tuo figlio, non dico di fare SOS Tata, però entra in contatto con noi, cioè nel senso parliamoci, poi davvero tu semplicemente tu sei un cioè sei una famiglia iper benestante, tuo figlio semplicemente è uno che non ha ricevuto l'educazione corretta, ciao, poi ci sentiamo un'altra volta, non riesci a gestire tuo figlio, entra un attimo nella tua situazione, eccetera. Quindi bisognerebbe trovare un canale informativo che fa percepire che c'è un problema, no? Perché nel caso del disagio mentale tu lo sai che c'è un figlio con un disagio mentale, nel caso come il vostro può non essere così evidente, il nuovo utente non sa di dover cercare un contesto come il vostro, quindi un canale informativo. Invece l'altro fronte, che è quello delle famiglie normali cosiddette, volendo si potrebbe prestare anche a quel tipo di comunicazione che dicevamo un pochino più, no, dirompente, eccetera. Perché tu hai giustamente detto sono sporchi, puzzano, non parlano, sono quelli che tutti mi dicono, cioè che tutti che mi dicono sono gli irrecuperabili. Allora, siccome a nessuno piace essere messo di fronte al fatto che ha detto che un bambino è irrecuperabile, no? Perché tutti dicono: ah no, quei bimbi lì. Poi quando tu ti vedi davanti il bambino che sta in un angolo, perché se tu vedi un bambino in un angolo che non gioca con gli altri, istintivamente dici: ma poverino, perché non giochi con gli altri? Magari è lo stesso bambino di cui poi quando sei a pranzo a casa dici: oh, meno male che mi finisce in un'altra classe. Sì. Quindi questo tipo di, che non è propriamente ipocrisia, è come dire, cioè ipocrisia, però ipocrisia che crolla di fronte, cioè nella situazione, diciamo, senza premesse, tu vedi un bambino da solo e ti fa pena, perché dici: il bambino deve stare in mezzo agli altri, questo lo capisce chiunque, no? Però quando poi tu ti cali nel contesto, dici: vabbè, però se poi quel bambino gli finisce un'altra classe è meglio. Allora, su questa doppiezza, sullo smascherare in qualche modo, sul dire: ok, ti rendi conto che tu stai dicendo che questo bambino, no, non può giocare con gli altri? Ma no, come non può giocare? Sì, dici tu, perché tu dici che è recuperabile, non credi nel suo futuro, mentre noi sì, no? Allora, secondo me il termine irrecuperabili è divertente da usare, divertente non è che ci faremo delle risate, però è interessante da usare. Ci si può lavorare. Forte, no? Recuperabili, irrecuperabili, il progetto. Quindi voi avete questi due, secondo me, questi due canali forti da che si potrebbero studiare. E, anche a livello proprio di payoff o di claim di campagne, no? Cioè la parola irrecuperabile è molto bella, perché è forte, funziona,
anche visivamente, c'è una parola importante, no? D'impatto. E, va bene, andiamo al ristorante. Beh, io sì. C'è un problema. Sì, no. Però diciamo che nel tuo caso è interessante, secondo me, il problema è quella, cioè, diciamo, l'emarginazione dell'anziano, no? E la carenza di una cultura intergenerazionale. Sì, diciamo che la mission è utilizzare la cucina che, come strumento di educazione e di progresso sociale. La cucina che arriva a tutti ed è comune, minimo comune denominatore di tantissime persone con diverse età, diverse estrazioni sociali, diverso livello culturale, è una cosa che appartiene a tutti e quindi ben si può prestare a diventare strumento di educazione e progresso sociale. In questo caso, per cominciare, educazione alla solidarietà intergenerazionale e quindi l'anziano che altrimenti resterebbe a casa solo davanti alla televisione per una sera a settimana può vedersi impegnato in un progetto che non è assistenziale, perché solitamente i progetti sociali rivolti agli anziani sono assistenziali, ma è un progetto economico che ha uno scopo economico e quindi attivo, l'anziano è attivo in questo progetto, e dall'altra parte il ragazzo che ignora probabilmente la situazione, cioè, i ragazzi molto più giovani, quelli che vanno ancora a scuola e che studiano all'alberghiero, ignorano le situazioni degli anziani perché non le vedono semplicemente, e dall'altra parte ignorano anche quella che è la memoria, perché a scuola non la insegnano. Ecco. Ti chiedo una cosa, secondo te il ragazzo della scuola dell'alberghiero ignora la situazione dell'anziano, però cioè, se io dovessi dire a un ragazzo del alberghiero: guarda, è un problema che l'anziano sia solo, no? Cioè, secondo te lui come lo percepisce? Cioè, in che termini questa cosa gli può essere detta? Io non credo, ad esempio, che un ragazzo, per dire, tu potresti dirmi: ah no, ma guarda che quando sarai vecchio finirai così. No. Tutto pensano i ragazzi tranne che... No, ma infatti vecchi, per no? Questo dico la ignorano, perché non, ovviamente il ragazzo non riesce a proiettarsi così tanto nel esatto. Futuro e ritrovarsi però anziano. Ci sto pensando anch'io insieme a te, quella può essere la chiave per dire a un ragazzo: oh, guarda che... Perché all'età di tuo nonno, per dire, non so quanto siano... No, la chiave può essere... che è lui che può ricevere molto dall'anziano. Ok, perfetto. E non soltanto a livello di quello che può apprendere, dato che sta facendo la scuola alberghiera, quindi quello che può apprendere rispetto a come si fanno le orecchiette a mano o altre cose di questo genere, ma anche a livello di esperienza. Può imparare un mestiere, e anche però è anche imparare un'esperienza umana. Sì. Una cosa, perché da noi ad esempio l'alberghiera è spesso al centro di questi progetti, così, perché da noi... che non abbiamo un settore turistico sviluppato, quindi l'alberghiero a Modena è la scuola dove vanno quelli, i casi un po' disperati, nel senso che anche, ok, no, perfetto. Allora, no, beh, questo è interessante perché il target a cui parli sono studenti dell'alberghiero che immagino abbiano avuto, da noi è così, hanno delle esperienze scolastiche nelle scuole cosiddette normali negative, giusto? Quindi sono stati rifiutati in qualche modo dalla classe... Cioè il ragazzino che va al liceo, dico liceo o all'istituto tecnico anche, rimbalza all'istituto tecnico verso l'alberghiero, da noi tra l'altro è in montagna, quindi è proprio una specie di esilio, no? Anche a noi è fuori dalla città. Perfetto, quindi c'è, diciamo, sono stati già rifiutati tra virgolette da un sistema di loro coetanei ritenuto normale. Sono finiti in... Ma in realtà qui, essendo sul Gargano, ci sono dei ragazzi che scelgono quella scuola perché vogliono fare quel lavoro. No, quello di Foggia, ci sono dei ragazzi, cioè mio cugino va lì a scuola, ha una famiglia normale ed è un ragazzo che vive una vita agiata, quindi no, ci sono dei ragazzi, probabilmente è in percentuale minore perché i ragazzi che provengono dalle famiglie della Foggia bene, sempre per semplificare e farla veloce, non vanno all'alberghiero, pure se vogliono fare, magari il loro sogno è fare
fare il cuoco, però andranno al liceo scientifico, okay, perché non si manda il figlio all'alberghiero, okay. Però ci sono anche delle famiglie non per forza ricche, ma normali, che pensano al futuro del figlio, e il futuro del figlio può essere fare il cameriere come fare il cuoco. Quindi secondo me c'è una varietà all'interno della scuola. Io però non sarò io a sciogliere i ragazzi, lo farà la scuola in maniera concertata. Vedremo quali saranno i ragazzi, se premiarli oppure incentivarli, cioè se lo stage è un incentivo per i ragazzi che hanno più difficoltà e un premio per i ragazzi che vanno meglio. Questo non posso, cioè non mi permetto di dirlo io. Ad esempio, però in questo caso il tuo contributo, quindi, rispetto alla scuola, è quello di aiutare la scuola a comunicare comunque ai ragazzi questa cosa. Io ad esempio, se dovessi dirti, punterei più sul premio, nel senso che se l'esperienza nel tuo ristorante è, passatemi però, una figata pazzesca, no? Perché loro arrivano, si divertono con l'anziano, lavorano bene in un bel contesto, eccetera. Questi poi tornano a scuola e dicono anche agli zucconi che vanno male: oh, ma cioè, lì è come essere promossi, no, in Serie A. Di conseguenza, questo incentiva il ragazzo a puntare a quello. Altrimenti, se diventa l'incentivo rischia di diventare quasi una specie di punizione, dove anche quello bravo dice: no, ma io perché devo andare? Quindi non lo so, però questo dico. No, è interessante. Non è. Allora, il discorso, ok. Quindi io mi ponevo il problema di questi perché, allora, come ti dicevo prima, il problema dell'associazione benefica lo risolvi, perché l'associazione benefica, tra l'altro, di solito ha al suo interno persone di una certa età o di un certo status sociale che si possono permettere di pensare di dare una forma di questo tipo. Cioè, noi poveri, passatemi le parole, se a fine corso va bene, noi poveri sfigati facciamo volontariato. Quelli che hanno soldi e tempo fondano associazioni benefiche, no? Quindi chi fonda un'associazione benefica di un certo tipo ha già chiaro le problematiche, quindi basta solo che tu gli presenti bene il tuo progetto, per questo ti dicevo una piccola pubblicazione, eccetera, e questi dicono: dai, bellissimo, si fanno sedurre anche dall'aspetto, da un lato della cucina tradizionale, perché comunque la buona tavola, la tavola unisce, dall'altro il fatto che tu l'abbia raccolto e raccontato in un bel modo, lusinga anche il lato culturale, no? Recupero delle tradizioni del territorio, l'intergenerazione, magari sono persone di una certa età e anche se in modo minore patiscono loro stessi la sensazione di essere un po' messi da parte, no? Nonostante poi si riempiano la vita di altre cose. Quindi quel canale mi preoccupa meno. Quello che mi sembra più complesso è quello verso i giovani, verso le scuole, così. Allora, su questo, ecco, nel suo caso, a differenza degli altri casi che abbiamo visto, vedete che il problema e la soluzione sono stati molto aderenti alla descrizione dell'attività. Perché? Perché è un caso di una idea, nel senso, al monte di un progetto imprenditoriale di questo tipo c'è già un'idea forte di qual è la soluzione, che è la cucina, no? Nei casi delle associazioni che nascono in modo magari più spontaneo nel tempo, a fronte di un'emergenza che si vede, a volte invece c'è bisogno questa idea di focalizzarla dopo, non so come dire, cioè non è un meglio o un peggio. Cioè, uno parte a risolvere un problema e dopo 10 anni si chiede: ok, ma chi sono e qual è la mia caratteristica? Uno si siede a tavolino, nel senso, però, e dice: qual è, secondo me? Ok, un ristorante, la cucina, quindi già l'idea stessa che metti in campo ha dentro la sua caratteristica, no? Bene. E dicevo, quello che mi preoccupa appunto di più è la comunicazione con i giovani. Detto questo, secondo me, stando sempre nel tema problema-soluzione, è molto bello il concetto che la cucina, il tavolo, come momento, essere insieme a tavola, mettersi a tavola, mescolare gli ingredienti, cioè sono tutti parole chiave che raccontano benissimo, no? Perché tu dici, il problema degli anziani è come lo risolvo? Lo risolvo mettendo, cioè è già, come dire, interruptive, come dicevamo ieri, no? L'idea così, cioè come risolvo il problema dell'anziano solo? Mettendolo a tavola, però tu ti aspetti, no? L'anziano col bavaglino che deve mangiare, invece c'è l'anziano in cucina o cameriera, cioè che lavora, no? Sì, tra l'altro gli anziani mangiano pochissimo, cioè per loro stare a tavola non è tanto un piacere, perché poi cambiano molto i gusti. Cioè, io ho fatto tutto un lavoro sui miei nonni prima di arrivare a elaborare questa cosa. Non possono mangiare. Però tutto. Al contrario, metterli dietro ai fornelli sviluppa in loro un'attività che è utile, cioè l'anziano usa la cucina come strumento di comunicazione affettiva, e quindi dietro ai fornelli per loro è una bella attività. Metterlo a tavola in mezzo agli altri non riesce a mangiare le stesse cose, non ha più gli stessi gusti di una volta, diventa magari un problema. Sì. Perfetto, quindi in questo caso, ad esempio, se dovessi dire qual è la specificità, io lavorerei su questo tema dell'anziano che si attiva, cioè tutta la comunità.
il nonno cuoco. Se voi pensate, ad esempio, io mi fossi al tuo posto, mi guarderei tutte le riviste, no, di cucina, dove ci sono le foto degli chef, eccetera. Se ci guardate, c'è un modo di raccontare gli chef. Noi in Modena abbiamo Bottura, che ce l'abbiamo azzeccato qua, che è Stella Rossa, Gambero Rosso. Cioè, in tutte le salse c'è la foto di lui, no, tutto bello curatino, che mette, no, un pochino di tartufo, tra l'altro fa cucina molecolare, figuratevi in Emilia. Cioè, noi, voglio dire, ogni cena si ammazza un maiale praticamente, questo fa cucina molecolare con due profumi, vabbè. E, però insomma, guarderei proprio qual è la comunicazione di un certo tipo di cucina e poi proverei a rivisitarla invece in chiave, questa volta sì, ironica, senza rischio di risultare offensivi, nel senso che il contesto della cucina è un contesto sempre caotico, attivo, ci sono i fumi delle pentole, ci sono i rumori dei piatti, eccetera. Provare a infilarci dentro, a vederci dentro un anziano, no? Che nell'immaginario di tutti, appunto, è seduto sotto al portico, che chiacchiera o al bar, potrebbe essere già una bella chiave di lettura, che racconta da sola il problema, perché comunque è la soluzione, cioè la soluzione è riattivare queste persone, ma la tua soluzione specifica, che altri non hanno pensato, è riattivarle dietro i fornelli. E a me viene in mente, sempre, perché questa è la fase in cui bisogna mettere le cose a ruota libera, la nonna quando ti fa il piatto, no? Basta, 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 mangia, no? Cioè, quello è un altro modo di interpretare quello che dicevi tu, cioè il mettere e comunicare in realtà col cibo, cioè questa cosa che mi sto prendendo cura di te, se tu non mangi mi offendi, no? Se non mangio è perché mi hai sfondato di cibo, no? E, o tutti quelli che dicono da noi, molti ragazzi della mia età dicono, cavoli, dovrei prendere mia nonna, aprire un ristorante, battere mia nonna in cucina, io mi occupo di tutto il resto, perché i tortellini, come li sa fare mia nonna, non li sa fare più nessuno. Quindi c'è questo tema, secondo me, veramente dal punto di vista della comunicazione è molto ricco, ma perché? Perché si tratta di un'idea, in realtà, business, nel senso profit. È un'impresa sociale, quindi è molto più facile comunicare un'impresa sociale perché usi tutto il linguaggio della comunicazione di impresa, pari pari. Vai, sì. A me, vabbè, volevo fare un'osservazione sulla questione dei giovani, che sì, forse la cosa sulla quale si potrebbe giocare un po' è in una seconda fase, non all'inizio, magari preparando dei menu dedicati, giocando un po', diciamo, sul menu, vabbè, sì, lo dico così, sì, come mi viene, menu giovane con l'immagine del nonnino, capito? Giocare un po' su questi contrasti qua. E poi l'altra cosa che volevo dire è che notavo che di tutti comunque ci sono delle storie da raccontare. E quindi mi è venuta in mente la questione che dicevamo ieri dello storytelling, che in qualche modo, vabbè, sull'immigrato che è da parlare, che vuole parlare, sicuramente c'è una storia da raccontare. Quello che abbiamo detto oggi, prima, uguale, sul caso loro uguale, per cui questa questione dello storytelling mi è... Quello è, insomma, infatti ieri dicevo, secondo me voi dire prilla lì cascate, nel senso che il viaggio dell'eroe, no? Cioè, in alcuni casi è un viaggio reale, cioè l'immigrato, il viaggio dell'eroe lo fa davvero, cioè parte dalla sua terra in una condizione, chiaramente non parte in una condizione di quiete e di benessere, ma in realtà rispetto ai problemi che noi evidenziamo sì, perché lui a casa sua non ha il problema di farsi capire quando parla, ha il problema che non ha lavoro, altri problemi, quando arriva qui magari ha il lavoro, ma il problema è che non si fa capire, quindi rispetto ad esempio alla comunicazione e al dialogo, il suo è proprio un viaggio dell'eroe, cioè situazione di quiete normale che si rompe, no, sfida, tentazioni, magari lo sconfinamento nell'illegalità, no? Oppure la mancata integrazione, che non è una tentazione ma è un ostacolo, l'aiuto dell'amico magico, la fata, eccetera, o l'associazione, e il ricorso alla normalità. Quindi secondo me il discorso storytelling, giustamente come dici Fabio, è centrale. Ecco, questa è una cosa, non la facciamo adesso perché vorrei andare un po' avanti. Voi dovreste comunque, so che non è bello parlare di competizione, no? Però vi ho detto prima, se parliamo di raccolta fondi, tante volte le persone si trovano tre volantini diversi, devono scegliere a chi donare, no? 5 per 1000, 8 per 1000, funziona così, dovete scegliere a chi. Quindi ci sono delle realtà che possono essere vostri concorrenti in questo senso. Allora, questo dovreste analizzarlo, non lo facciamo adesso insieme perché non conosco la vostra realtà, quindi non riesco a darvi, però su due chiavi competitor. Quelli che sono già dove voi vorreste arrivare, cioè quelli che sono quello che voi vorreste essere tra 10 anni, e quelli comunque non ci arrivate adesso perché non siete voi tra 10 anni, però è importante per vedere come si sono mossi loro. Cioè, faccio esempio del ristorante, cioè se io vedo una catena internazionale di ristoranti che hanno questa ricetta, no? Young and old, giovane e vecchio, eccetera,
che funziona, dico quello è dove voglio arrivare tra 10 anni, però non è il mio competitor reale. Il mio competitor reale adesso è il ristorante che ho nella via di fianco, che fa anche lui cucina tradizionale. Non vuol dire che io devo concorrere con lui in modo sleale, però devo capire su che canali si muove. Se lui ha più mezzi di me, forse devo muovermi su altri canali, perché altrimenti rischio di andare a fare il volantino, un volantino di una pagina laddove lui ne fa uno di 200 e lo dà lo stesso a 1000 persone. Quindi analizzare le attività degli altri può servire sia come spunto, ma anche per capire se non vale la pena cambiare canale. Se l'associazione che lavora per l'intercultura nel vostro stesso quartiere il giorno X fa un'iniziativa dove fa legare una poesia in africano, i palloncini, no? Che ne so, e poi questi palloncini volano, sto dicendo proprio una stupidata, e forse non è il caso che anche voi facciate un invento sulla poesia, che ne so, magari lo farete sulle favole, o magari non lo farete su queste forme letterarie e farete un qualcos'altro, magari chiamate un attore che fa un laboratorio teatrale con 5 africani e 5 italiani, perché il tema è quello del dialogo, dove gli africani imparano a parlare più forte e gli italiani imparano a parlare più piano, non lo so. Quindi è fondamentale sapere, come se, dicevo, analizzare realisticamente, perché non dobbiamo metterci in competizione, dicevo prima, no? La ditta di pasta che fa la pasta trafilata a mano non deve avere come competitor la Barilla, deve vedere però cosa fa Barilla, perché Barilla certe cose le ha fatte bene e meglio degli altri, però bisogna essere realistici, quindi chiarirsi le idee su quanti soldi abbiamo, che risorse abbiamo e in che modo questo ci permette di competere con gli altri. Se non abbiamo risorse, se non riusciamo a mettere in campo delle risorse, togliamoci il problema, non entreremo in competizione sulla raccolta fondi con degli altri, cioè nel senso non c'è niente di male, però è molto importante essere realistici e misurati. Dopo col piano di comunicazione vediamo cosa vuol dire. Dobbiamo, ecco, rispetto ai nostri competitor abbiamo messo un camaleonte, perché nella comunicazione essere mimetici, copiare dagli altri, non paga mai. Quindi ho messo non in rosso, perché la scelta giusta è non essere come i nostri competitor, cioè non sovrapporci, ok? Quindi non abbiate l'ossessione di dire che nel privato, ad esempio, va tantissimo, per un'agenzia fa solo piacere, però quando 10 aziende che fanno trattori vogliono andare tutte sui social network perché c'è andato Landini, che è il produttore nostro, storico, Landini è proprio è come l'Harley Davidson quasi dei trattori, Landini è su Facebook, anche il cioè tutti gli altri 9 produttori vogliono andare su Facebook, a noi fa comodo perché abbiamo 10 clienti in più che ci pagano per fare una cosa, ma se devo dire che a loro serve, cioè io ci provo nella prima riunione a dirgli ma forse a voi non serve, no, c'è Landini, ci vado anch'io. L'atteggiamento mimetico è deleterio, poi nel profit ognuno spende i soldi come vuole, io non posso fare altro che dirglielo una volta, poi a un certo punto fa lo stesso, poi voglio dire, insomma. Invece nel settore no profit, dove sprecare delle risorse è un peccato 3 volte peggiore, non vale. Appunto, non vale la pena di investire, cioè ad esempio se le cene, se le feste con mercatino, se i mercatini dell'usato, a Modena ci sono 2 o 3 realtà che lo fanno e lo fanno molto bene, no? E a un'associazione nascente non proporrei di investire tutto no, sul mercatino dell'usato, dove anche in ambito intercultura soprattutto questo funziona, nel senso che ci sono alcuni quartieri fortemente etnici da noi dove vengono fatti dei mercatini grandi, belli, dove vanno anche persone da altri quartieri. Allora se mi si presenta una nuova associazione sull'intercultura, gli dico guarda, è inutile che ti metti a fare i mercatini, fai qualcos'altro, piuttosto affitta un negozio in centro, cioè cambia zona, cioè vai tu nella zona della Modena bene e cambia strategia. Ma noi non investiamo niente. No, no, però ci investite del tempo almeno. Quello, No, però per dire che magari uno spende 6 mesi... Lo spazio del box. Ecco, cioè lo impegni così il tuo tempo e magari lo stesso tempo, poi va benissimo, cioè non è che non dovete fare i mercatini, va benissimo, però lo stesso tempo se trovi un'attività più strategica che ti dà più risultati rispetto al tuo obiettivo, forse dici vabbè, faccio un mercatino in meno e una cena in più. Sì, insomma. Sì, adesso qui non so, ripeto, non conosco la realtà, però il discorso è solo quello di. Ok, una volta che abbiamo definito il nostro messaggio, ci dobbiamo chiedere: racconta qualcosa che anche secondo noi è importante. Ok, sì, è importante perché è la nostra soluzione. Racconta qualcosa che può interessare davvero il nostro interlocutore, ce lo siamo posti come problema adesso. Dal punto, ecco, la verifica finale è questa: dall'esterno, quello che andiamo a raccontare è effettivamente qualcosa che può colpire l'attenzione? Anche questo un po' ce lo siamo chiesti mentre facciamo questo giro. Magari lo riverifichiamo.
Questo andrebbe fatto tra un mese, quando vi presento il piano di comunicazione, torniamo indietro su queste domande e vediamo se è rimasto così. Benissimo. Adesso siamo al concreto, cioè noi abbiamo fatto questo lavoro di ragionamento, di dialogo, andiamo a definire una strategia di comunicazione. Il logo e il payoff più o meno li abbiamo messi a posto, diciamo, non è vero, però avete gli elementi per, andiamo a pensare una campagna. Andiamo a pensare una campagna che ha un claim, un sub-ad e un visual. Forse ve l'ho già detto cosa sono, comunque il claim è la frase, no? Che non è il payoff, cioè non viaggia insieme al logo. Sotto al logo ci sta il payoff. Che dice... ristorante tale dei tali, no, insieme attorno a un piatto, e quello sarà fa schifo questo, però insomma, e questo viaggerà sempre insieme al logo, e quindi nella vostra comunicazione in basso nella pagina ci sarà il logo col vostro payoff. Il claim è la frase di campagna che quindi si rivolge all'associazione benefica, si rivolge alle scuole, si rivolge alle famiglie. Il claim può essere mai più recuperabili, oppure... Per esempio, il claim è quello che poi è diventato il... Quello da 30 anni costruiamo il futuro, esatto. Quello, il claim della campagna della strada, dopo ve la rifaccio rivedere, è da 30 anni costruiamo il futuro e non abbiamo ancora smesso. Che poi è diventato però il payoff del... No, in realtà è rimasto claim. Il payoff è strada e persone, adesso lo faccio vedere. Adesso. Quando ci arriviamo... Non è di campagna, è di istituzione. Diventato, sì, esatto, loro hanno, infatti adesso queste sono le loro, allora ogni persona una promessa è diventato il loro payoff. Il claim che doveva essere di campagna è diventato in realtà il claim istituzionale, che è da 30, quindi una frase istituzionale, da 30 anni costruiamo il presente e non abbiamo ancora finito. Per me quello era il claim della campagna 5 per 1000, loro invece l'hanno scelto come claim chiave, key concept, chiamiamolo, della loro campagna istituzionale. È comunque un claim di campagna, perché questa campagna istituzionale ha una durata, cioè loro queste pagine le useranno per un anno. L'obiettivo però non sarà più solo quello della raccolta fondi, ma sarà quello di affermare la loro reputazione, eccetera, eccetera. Torno un attimo su. Allora, questi tre elementi sono quelli che dovremmo cercare di portarci a casa, e, cioè no, non è che dobbiamo definirli per ognuno di voi, però sono le frasi e i materiali su cui lavorare. La parte più complessa è adesso far circolare in testa un po' le parole chiave, dopo proviamo a metterle giù, e l'aspetto visivo, perché poi voi non possiamo pensare le cose in modo disgiunto, perché magari c'è un'immagine che ci comunica un concetto, c'è una frase che ci richiama un'immagine, quindi... Allora, proviamo a vedere per le immagini. Noi usiamo uno strumento che si chiama mood board, questa parola è molto bella, anglosassone, cioè, chiamiamolo collage, montaggio, quello che volete. Ad esempio, un'azienda di aceto balsamico mi ha detto: ma noi non sappiamo bene come vogliamo venderci. Allora, voi cosa fate? Navigate su internet, vi scaricate un po' di foto, di immagini anche di altre ditte che vi raccontano. Ad esempio, mi ha detto: ma noi forse vorremmo comunicarci col lusso, l'aceto come gioiello. Noi abbiamo iniziato a navigare su internet, abbiamo dei siti dove ci sono molte immagini fotografiche, eccetera, e abbiamo fatto un collage. Questo collage gli abbiamo proposto, gli ho detto: guarda, questo secondo noi... A colpo d'occhio lo guardi, ti piacerebbe che la tua immagine del tuo aceto fosse dentro qua? Lui ha detto: ma no, questo forse è troppo lusso, un po'... c'è la casa con la piscina davanti, c'è il portone restaurato, c'è un album musicale di questo Philip Glass, la ragazza, insomma, natura morta però molto curata. Bene. Lui ha detto: no, io preferirei una cosa un pochino più, sempre raffinata, però un po' più rustica, no? Allora abbiamo detto: proviamo ad andare sul rustico, quindi la foto del lungosecchia un po' lavorata, il tino, il tappo, no? Dove c'è venuta dell'aceto, dove c'è venuta la ragnatela, quindi c'è il tempo. Ho detto: questo già mi... La ragazza invece che essere, no, sdraiata su un prato, c'ha il suo cappellino in giro per i parliamo, questo è un'azienda profit, quindi capite, il tono è comunque leggermente diverso. E poi però invece se volessimo fare una roba più sui giovani, il design, la cucina, boh, pronti, cerchiamo delle altre foto. L'immagine minimalista, il disegno della ballerina, l'avocado col goccio d'aceto, no, la sedia di design, tutte robe molto, ovviamente questo è un prodotto comunque di alto livello, no? Quindi non è prodotto a supermercato. Gli abbiamo fatto queste tre tavole di disegno, proprio un collage, che nel vostro caso sarebbe un po' più divertente, un po' più colorata, un po' meno. E poi messi davanti a queste tavole mi ha detto: ah, questa foto dai, la teniamo, mi piace, cioè la faccia di questo bambino che magari avete trovato sul Venerdì di Repubblica, dai, mi piace, cioè è quella che vorrei, no, comunicare io. C'è il palazzone, no, mi piace di più il parco, perché a me non interessa il discorso del palazzone,
per raccontare la realtà urbana, mi piace il parco perché racconta il gioco. E alla fine voi vi fate una specie di collage proprio di immagini. Questo serve, può servire come attività ad esempio all'interno dell'associazione per avere un ulteriore elemento da mettere insieme nell'identità aziendale. Cosa vuol dire? Potete avere il bisogno di parlare con un'agenzia e questa agenzia per entrare nel vostro mondo magari ha bisogno di qualche foto che vi piace, di qualche la musica che ascoltate, alle vostre feste cosa si balla? Si balla musica tradizionale, si balla house, non lo so, si balla musica anni 80, beh ok, è una cosa che vi piace, benissimo, allora musica anni 80 fa parte del vostro racconto, fa parte di chi siete, allora ci metterete 2 o 3 copertine di Donatella Rettore o di Renato Zero, di chi ascolta, insomma adesso io ascolto quello degli anni 80, insomma. Quindi o serve a voi per comunicare a chi vi deve fare il lavoro qualcosa in più che a parole non si può dire, perché se ti dico ascolto musica anni 80 preferisco che mi faccia vedere 3 copertine di dischi che ti piacciono e io lo capisco in modo molto più immediato. Oppure può essere uno strumento, nelle realtà che ne hanno bisogno, per creare una condivisione all'interno. Cioè voi il problema vostro qual è? Che magari dovete arrivare alla fine a decidere un logo, e un payoff e un'immagine. E le decisioni sappiamo benissimo che si prendono bene in 1, 2 o 3 o comunque numeri dispari inferiori di 3, se possibile. Però magari avete bisogno di costruire una condivisione in modo che le persone non si sentano la decisione scesa calare dall'alto. Allora, questo ad esempio è proprio un'attività che noi abbiamo fatto con alcuni CDO di associazioni, dicendo venite tutti con, abbiamo portato noi delle riviste, eccetera, ci siamo presi una mattina, no? Abbiamo messo 3 parole chiave, mettete delle foto che vi rappresentano sotto queste parole chiave. Il risultato era meno leccato di questo, perché questo l'abbiamo dovuto presentare al, no, al presidente della CETAI, eccetera. Però il risultato era simile, cioè alla fine c'era un'immagine che in qualche modo raccontava anche con dei colori. Guardate che le palette, ad esempio, che sono dentro queste cose, sono molto diverse. Qui ad esempio c'è il blu, e ci sono dei toni freddi e qualche tono caldo. Questo è tutto molto più sul verde e sul marrone, ok? Questo è, sui colori, c'è dentro il verde, ci sono i colori forti. Quindi in realtà non è che solo vi racconta così, cioè non è uno sfizio da comunicatori. È che anche concretamente voi capite quali sono i colori che in qualche modo, il tono delle immagini che vi piace. O che piace al vostro... Questo noi ad esempio lo facciamo, è utile, è un bello modo anche per sentirsi, per raccogliere dei pareri in modo abbastanza sfumato da non sentirsi poi dire non mettere l'azzurro perché non mi piace, cioè è anche costruire un consenso. Ma quindi voi preparate proprio fisicamente? Noi fisicamente questi li stampiamo su formato A3, li mettiamo davanti ai clienti, ne stampiamo più copie, ognuno di loro addirittura quando c'è il tempo e il modo, è successo 2 volte fino adesso, gli si dà la possibilità con dei pennarelloni che ci portiamo noi, perché loro vigliacco se ne hanno uno, di quelli con la punta tagliata, di fare proprio delle croci, di strappare via dei pezzi, di dire no, questo non mi piace, alla fine tu metti insieme tutto. Un pochino serve perché l'immagine aiuta molto a ragionare senza fossilizzarsi sulle parole, che sono dannate a volte le parole, perché uno vuole a tutti i costi usare progetto e tu non lo schiodi di... Allora, è un modo un po' più creativo per lavorarci, è un modo attivo che fa lavorare le mani anche e soprattutto poi torna fuori dopo quando tu vai a cercarti le foto, ad esempio sulla strada non lo facemmo perché all'epoca non ci sembrava il caso, ci avrebbe aiutato molto a non subire passivamente le foto che loro ci mandavano, ma dire ma no, andiamo a cercare a fare quella foto, quello scatto, no? Quel primo piano oppure l'immagine di gruppo. L'altra attività che potremmo provare a fare adesso, che potete provare a fare in 5 minuti voi, è quello di scrivere un elenco sulla base di quello che ci siamo detti. Noi abbiamo fatto una specie di lavoro di rimestamento, no? Abbiamo mescolato diciamo, un po' le idee e il vostro racconto. Trovare 10 parole. Vi ricordate ieri per la strada che avevamo visto, dopo vi faccio rivedere, le parole chiave. Nel loro caso erano rimaste 5, non ero riuscito a portarli a 3, che è il numero perfetto, o a 4. Però intanto uno inizia senza l'ossessione di dover scegliere. 10 parole chiave che raccontano la vostra realtà. Nel loro caso io ad esempio ci metterei dialogo, ci metterei anche parola subito, perché poi non so se è più la parola o più il dialogo. Dialogo, parola, lingua, intercultura sicuramente, ci sarà conoscenza, sì? Africa. Okay, integrazione, anche parole molto generiche. Chiaro che più riusciamo a essere specifici meglio è. Poi nel tuo caso ci metterei intergenerazione, racconto, il nonno, per me ad esempio a me viene in mente il nonno, magari a te viene in mente la nonna, non lo so se c'è una dominante di genere, se gli anziani sono metà e metà. Perfetto, allora nonni, giovani, Foggia degli anni 20, perché questi erano giovani negli anni 20,
ad esempio, una, ecco, facendo questo lavoro di parole chiave mi viene in mente, noi facciamo lavorare questi anziani con i giovani, ma com'era la città quando loro erano giovani, cioè i loro ricordi di gioventù, no? Quindi sarebbe bellissimo riuscire, anche se è una roba hollywoodiana, avere la foto del vecchio da giovane con la stessa età del ragazzo che gli sta di fianco, cioè fare il confronto tra le due gioventù anche, no? Anche perché i vecchi poi cosa fanno? Ti raccontano, no, io quando avevo la tua età saltavo i fossi per le lunghe, abbiamo fatto la guerra, tutte queste cose qua, no? Quindi, mettendo giù queste parole chiave, voi iniziate a avere proprio delle parole e qua iniziamo ad andare un po' più sul concreto. Non so se adesso volete prendervi 5 minuti per farlo, guardo che ore sono, scusate. Sì, dai, ce la facciamo. Allora ci prendiamo 5 minuti d'orologio, voi provate a stilare un elenco di 10 parole che sulla base di quello che ci siamo detti vi caratterizzano e rappresentano la vostra attività, la soluzione al problema, no, che abbiamo evidenziato prima. 8, 10, 11, non è un problema, ok? Provate, fate proprio una colonnina. Le parole possono essere, non devono essere per forza dei concetti astratti, eh? Cioè, igiene, va bene, poi anche mettere puzza. Cioè, quella può essere una parola che... No, no, può essere puzza, può essere tono della voce, può essere... Vi do ancora un minuto, poi... Siete? Anche un elenco grezzo, proprio. Non... Tutte 10 per adesso. Ah, sì. No, 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 già la filtro facendo. Più o meno ci siete voi? Sì, no, mi ho fatto più ore anche. Non diventano 10, lo so. Fatto? Poi, facciamo un secondo. Ah, giusto, visto che sono le 11. Facciamo 3 minuti. Facciamo 3 minuti di pausa. Sì, sono 3 minuti di pausa. Così chiamo casa. Ah, ecco. Ah, ok, perfetto. Allora, se vi va, dai, proviamo a iniziare tanto adesso. Allora, voi dovreste avere l'elenco delle parole. Allora, vi chiedo magari di leggermele rapidamente, così dopo vi dico un paio di trucchi per gestire queste liste. Andiamo in solito ordine, se ti va bene. Aspettiamo la tua collega. Io ho fatto solo la scheda. Perfetto, prego. Io ho messo la prima inclusione. Ok. Accoglienza. Riabilitazione, autostima, partecipazione, formazione, empatia, relazione, volontario come dono di sé. Ok, e qua già non è una parola sola, eh. Quindi qui dovremmo mettere volontario e dono. Poi sì. Dopo... Allora ecco, una prima cosa, nel tuo caso sono tutte parole, sono tutti concetti, no? Che va benissimo. E quando ci si trova davanti a uno di questi elenchi, a volte sono misti, cioè ci sono parole, sostantivi che indicano proprio oggetti fisici, altre volte sono concetti ampi come integrazione, eccetera, dono e così via. Allora, uno sforzo che si può fare quando ci si trova davanti a un elenco che ha solo dei concetti di questo tipo, generali, è fare generali nel senso alti, no? Un'idea. Mettere di fianco, provare a tradurre ognuno di questi concetti in un simbolo concreto. Ad esempio, prova a leggermi la prima frase che vi hai messo. Inclusione. Inclusione. Allora, anche qui, sforzo mentale, è un esercizio che voi dovete prendere su, non è che ogni volta non si deve mettere qua come dice. Poi, inclusione. Cosa c'è che includo? Con tante persone che si tengono... Un giro tondo. Oppure un'altra idea di inclusione, andando sulle cose di tutti i giorni, che cos'è che include? È una porta che si apre. Boh, no, perché non è inclusione. Quali sono i nostri gesti di inclusione? Una cellula che include un'altra. A me viene in mente quando si prepara il mascarpone, che si mette il rosso dell'uovo dentro alla... cioè che lo si include. No, adesso sto pensando. Comunque diciamo, il giro tondo va bene. No, mi chiedevo se c'era un altro modo... un altro oggetto concreto che poteva, però il giro tondo va benissimo. Leggiamo un altro elenco, dimmi il tuo intanto.
Narrazione autobiografica, gioco, arte, nonni e nipoti, sono due parole, lo so. Memoria, però le scrivo tutte attaccate con la E, quella... Sì, okay. Memoria, surreale, social business, solidarietà intergenerazionale, capitale sociale, co-working. Co-working. Ok, allora ad esempio su la prima che hai detto è... Narrazione autobiografica. Narrazione autobiografica. Allora, narrazione autobiografica, anche qui sono tutti, va benissimo, sono tutti concetti, a parte nonni, nipoti, sono tutti concetti. Allora io, come esercizio nostro, poi potete decidere di fare come volete, possiamo provare a darci alcune regole che sono magari tradurre i concetti in oggetti e i termini anglosassoni in termini in un concetto italiano, ma non perché non vogliamo usare il termine corretto, che è il co-working, che è quello, si chiama così, ma perché quando poi andremo a pensare allo slogan ci farà comodo sapere qual è la parola italiana che per noi può rappresentare il co-working, che non è lavoro con, o, cioè non è proprio la traduzione, no? Certo. È diciamo che è collaborazione. Allora collaborazione. La narrazione autobiografica, che è un tema molto ampio, come lo traduciamo? Per noi è il diario o è la foto? Ad esempio, a me avrebbe da dire potrebbe essere la foto, però la foto in bianco e nero, no? Quindi, da un lato cercare di tradurre i concetti anglosassoni in una parola italiana, dall'altro cercare di tradurre le idee e i concetti generali in un oggetto, proprio come sforzo mentale, cioè qual è l'oggetto che per voi racconta la narrazione autobiografica? Non lo so. Me lo direi tu. Io pensavo ad esempio alla foto, perché mio nonno ad esempio era maniaco delle foto e ha una pagina di uno dei suoi libri di foto dove praticamente c'è una fototessera che lui si scattava ogni anno il giorno del suo compleanno dagli anni 20, no, da quando aveva 8 anni fino adesso che ne ha 80, no? C'è tutte queste fotine, è una roba terrificante. Cioè, terrificante. Hanno fatto una mostra fotografica, c'è cioè un fotografo, un artista, che ha riempito, e adesso mi ricordo, è uscito nel film La grande bellezza, alla fine del film c'è quella, quello spazio circolare storico di Roma, dove un fotografo ha pubblicato le sue foto che sono iniziate quando aveva zero giorni, zero anni, e fino a quel momento. Per dire, una al giorno però, una non una all'anno. Io sto cercando di fare una foto al mese a mia figlia, spero di tenere botta perché poi ci si dimentica. No, comunque per dire, per me l'esempio, quel concetto lì è la foto, potrebbe essere... leggiamo anche le vostre, poi dopo se arriva il tuo collega leggiamo anche le tue. Integrazione, gioco, uguaglianza, regole, condivisione, allegria, amore, accoglienza, casa e unicità. E unicità, ok. E adesso che avete la lista sotto, dopo quando arriva il tuo collega leggiamo anche la vostra, provate a guardare ognuna di queste, di queste 10 parole, ce n'è sono senz'altro la metà che sono giuste per voi, ma sono giuste in realtà per mille altre realtà. Ad esempio, nel vostro caso, rileggimi le tue, le ultime che ce l'ho più fresche. Accoglienza, casa, unicità. Accoglienza, casa, unicità. Ad esempio, accoglienza, no, però leggimi le altre ancora. Tutte, scusami, sì, perché ce n'è una. Integrazione, gioco. Integrazione, allora. Sì. Integrazione mi viene da dire. Avete visto che, addirittura visto che abbiamo la fortuna di essere in un po', potremmo cancellare le doppie, perché vuol dire se integrazione va bene per voi, non è specifica di nessuno. Anche io scrivo il gioco. Gioco, cioè quindi questo ovviamente non avete l'opportunità di farlo sempre, perché non sempre siete seduti con altre 5 associazioni, però dovete fare lo sforzo di pensare quali sono le parole, ad esempio casa, nel vostro caso casa e gioco, ad esempio mi sembra abbastanza pertinente, unicità anche, regole. Mi sembrava un'ottima parola vostra, che caratterizza il vostro modo di fare. Anche quindi, allegria. Anche allegria, perché costruire l'allegria, cioè un bambino felice è un bambino che sta bene, è felice nell'aver imparato la legge, dico legge nel senso, un bambino che sa giocare con delle regole è un bambino che si diverte giocando, perché un altro concetto abbastanza difficile da far passare ai bambini, no? Che l'assenza di regole blocca il gioco, quindi blocca il divertimento. Leggiamo allora il vostro elenco, adesso che siete arrivate tutte e due. Dialogo, intercultura, dare aiuto, terzo mondo, amicizia, educazione, scambio, conoscenza, straniero, cooperazione, infanzia. Ok,
Allora, ripeto un attimo al volo le regole che ci siamo dati. Proviamo a mentalmente a tradurre ogni concetto generico in un oggetto, quindi cooperazione, cioè ad esempio co-working, io mi immagino, cioè non riesco a tradurlo in un solo oggetto, e questo già dovrebbe farmi riflettere, nel senso che co-working per me dovrebbe essere un'immagine. Cioè il co-working da solo è una cosa che non riesco a comunicare con un'immagine singola, perché le due mani che si stringono non è co-working, perché non stanno facendo qualcosa, no? E nel vostro caso, ad esempio, rileggimene un attimo, che ce n'era una in particolare che mi sembrava... Scusate, perché non riesco a... Allora, dialogo, dialogo, intercultura, va bene, intercultura va bene. Dare aiuto. Ecco, dare aiuto, ad esempio, è uno di quei concetti trasversali che se dovessimo iniziare a ridurre, si può dire di tutti, cioè tutti voi date aiuto, non è specifico vostro, quindi è scontato che appena uno inizia a pensare al proprio lavoro, pensa ai valori alti che lo ispirano, però noi dobbiamo scremare proprio fino ad arrivare a 3-4 parole vostre, aiuto. Ad esempio dialogo, intercultura, avete detto terzo mondo, sì. Amicizia, educazione. Amicizia, educazione, ecco ad esempio il discorso dell'amicizia. A me sorprende, cioè io da ascoltatore esterno dico, cavolo, mi sorprende, perché questi mi stanno dicendo che aiutano gli immigrati, ma lo fanno non in una chiave puramente istituzionale, no? Cioè voi in questo modo non vi approcciate come l'operatore sociale che dice, no, tu non devi rappresentare un problema per la società, ma una risorsa integrata, quindi ti metto in fila tutti i moduli, ma c'è il tema dell'amicizia, quindi dell'incontro tra persone, che va oltre, cioè l'amicizia... se volessimo fare proprio così della poesia, è l'amicizia che poi fa sì che voi li aiutiate nel compilare il modulo per la dichiarazione dei redditi, nel compilare la richiesta di lavoro, il curriculum, eccetera. Quindi ad esempio nel vostro caso, se pensate che vi rispecchi, amicizia è una parola che tratterrei, molto più che dare aiuto, no? Sì. Allora l'obiettivo adesso sarebbe quello, dobbiamo fare due movimenti, un movimento di concentrazione, come fare un ristretto di su, adesso mi hai fatto in mente tutte queste robe alimentari, inizia anche solo di pranzo, quindi farò solo metafore alimentari. Da un lato concentrare, restringere, dall'altro espandere. In che senso? Dovete ridurre il numero di parole, come vi dicevo, almeno a 5, cioè una ogni due la dovete scartare, punto. Tutte quelle doppie o generiche, anche a 4 se riuscite, perfetto. Provate a fare questo esercizio, cioè quelle che hanno già detto gli altri, quelle che rileggendole tutto sommato dite vabbè, ma va bene per noi, ma anche per altre 300 associazioni. Allora anche scambio eliminerei. Anche scambio eliminerei, sì. Provate, voi che avete già ridotto, quante siete, mi dite le quattro vostre? Guardate, regola, allegria, casa e gioco. Adesso non è per fare Udini, la magia, però vi rendete conto che descrivono molto bene un ambiente, un contesto, un modo, cioè io posso metterle quasi insieme in una frase, cioè viviamo in una casa dove grazie alle regole, ad aver chiarito le regole del gioco, c'è allegria. Non è una frase che dobbiamo usare, però mi dice il contesto che è domestico, mi dice che stiamo giocando, stiamo facendo una cosa insieme con delle regole, e che tutto questo è fatto in una chiave di allegria. Racconta molto di voi, quindi sono... Dimmi. Il termine, la parola regola, sì, non può avere un'eccezione negativa, cioè uno che legge regole ti dà... Potrebbe, ma ripensiamo al target. Voi vi rivolgete a famiglie che percepiscono, che non sanno di avere un problema, anche tra le altre. Allora, da un lato vi rivolgete a famiglie che non sanno di avere un problema, ma percepiscono una generale difficoltà nella gestione del figlio. La prima cosa che pensi è non rispetta le regole della mia famiglia, cioè lui torna tardi, va male a scuola, eccetera. Dall'altro, come interlocutore, avete le famiglie bene, che leggono il disagio di questi figli, proprio nel senso che quelli non rispettano le regole. Quindi la parola regola, che di per sé avrebbe un'accezione negativa, scusate, e visto il target a cui vi rivolgete è un ponte. Poi noi sappiamo che a regole e a legge diamo delle parole un valore diverso, no? Perché la legge, vabbè, la legge del Branco di Lupetti, insomma, però è una legge positiva, no? Anche la legge dei comandamenti, insomma. Però nel mondo, diciamo, generale, di fuori di questi orizzonti, no, magari personali, regola potrebbe avere questo senso ambiguo. Però esatto, però noi invece il nostro messaggio è che tramite le regole noi scopriamo la nostra libertà, perché non è libero chi è senza regole, ma è libero chi vive per scelta, in modo
cioè sta al gioco con gli altri, la libertà è quella di poter giocare con gli altri, non è quella di fare quello che uno vuole, cioè, parere mio, non è che... ok, quindi loro ad esempio hanno fatto bene questa scrematura e le quattro parole funzionano. Uno di voi due, chi vuole, potete passare il microfono dietro così. Io ho fatto, ho preso inclusione e integrazione sociale, cioè insieme, okay. O integrazione, inclusione, andiamo sociale, inclusione, uno o l'altro, e comunque riabilitazione e autostima. Autostima. Allora, io terrei, vanno bene queste tre, mi piacciono molto, inclusione e autostima. Sono due processi che hanno, come dire, hanno una circolarità nella loro idea, no? Cioè, l'inclusione è un processo circolare, non è, l'integrazione mi dà più l'idea di un incastro, no? Come sì, parola. Sì, è vero. Cioè sei un pezzo, vero, che manca. L'inclusione l'ho usata come seconda, ma non mi piace. Hai messo il giro tondo, va bene, prima circolare. Sì. E l'autostima è come un po' se da questo movimento circolare che ci danno le parole uscisse qualcosa che va verso l'alto, cioè l'autostima, la crescita dell'autostima. Quindi, ad esempio, ecco, nelle tue parole chiave, secondo me, adesso che ci penso, manca qualcosa. E si può anche tornare indietro, pensarne altre 10, poi scremare di nuovo. Manca qualcosa che racconti lo strumento, cioè voi usate l'esperienza laboratoriale, che sia arte, che sia ortaggio, che sia, sì. Quindi la parola laboratorio, la parola esperienza, cioè il fatto di la concretezza, capito? Sì, la formazione. La formazione. Però formazione è quella che stiamo facendo anche sì. Noi. A me la manualità, ecco il discorso, la mano, la manualità, il laboratorio, il fare, imparare facendo, tanto per. Però insomma, qualcosa che parli anche di quello, secondo me potrebbe mancare. Però le altre due parole sono molto giuste, cioè inclusione e autostima sono perfette. La terza deve essere una parola che racconta la concretezza, secondo laboratorio. Me. Laboratorio. Laboratorio, teniamo laboratorio. Laboratorio è quello che fate e magari anche il modo in cui lo fate, nel senso che voi quando decidete di fare un nuovo laboratorio, voi stessi siete laboratorio, no, di pensiero su, quindi l'approccio, noi ad esempio, dico questo perché abbiamo una sede molto brutta, no, noi a Modena, brutta no, è piccolina, è in centro storico, in un bel palazzo, la sede è piccola, siamo tutti un po' accatastati, come, però ci piace, spendiamo poco e ci troviamo bene, eccetera. Quando vengono i clienti, poi ovviamente qualcuno dice, però non c'è neanche una sala riunioni. Diciamo, no, ma perché noi abbiamo un approccio laboratoriale, ci piace essere tutti insieme sullo stesso tavolo, no, ognuno fa... Questa è la storia che raccontiamo per motivare questo. Però è lo storytelling che costruiamo per giustificare che non ci possiamo permettere una sede faraonica e che non ci piacerebbe neanche averla, forse. Questa cosa dell'approccio laboratoriale è proprio una questione di... cioè se io istituzione, ma arriva qualcuno che mi dice noi siamo un laboratorio, no? Laboratorio di laboratori, cioè anche il nostro modo di pensare i progetti è un laboratorio in continua evoluzione, mi dà l'idea di qualcuno concreto e dinamico, cioè che sta lì e pensa sulle sue cose. Poi quello che voi attuate sono anche quelli laboratori, di nuovo i vostri utenti saranno resi dinamici e attivi, cioè ci sono delle parole che si portano dietro un immaginario, no? Per cui formazione mi dà l'idea in qualche modo dell'aula, della lezione frontale, della crescita di competenze. Il laboratorio è una roba che parte dal basso, fattiva, no? Concreta. L'officina addirittura sarebbe, no? Come l'officina, poi il cantiere. Cioè, a seconda, però il mondo è quello, officina, laboratorio, cantiere, sono cose molto orizzontali, molto... Bene. Dimmi le tue quattro parole. Anch'io ho usato laboratorio. Allora, io ho usato laboratorio per unire social business e co-working. Okay. Poi io, tra solidarietà intergenerazionale e capitale sociale, ho dato prevalenza a capitale sociale, okay, perché solidarietà intergenerazionale è ora, poi un domani potrebbe essere altro, che certo, comunque mira al capitale sociale. Poi ho eliminato gioco, arte e surreale, perché okay, erano ambigui, e mi sono resa conto che sia narrazione autobiografica, che nonni e nipoti e memoria rimandavano alla foto, quindi riassumendo, foto, laboratorio, capitale sociale. Ok, capitale sociale ancora va benissimo, foto, e nel tuo caso tra le parole chiave manca qualcosa che racconti della cucina, ma è vero che tu hai un ristorante, quindi per forza di cose il nome stesso parla di cucina, però magari la rimettiamo dentro, cioè trovi un termine dell'ambito semantico della cucina che sia ingredienti, zuppa, minestrone, collaborazione, trito, sughetto, quello che vuoi, una parola che racconti anche l'ambito della ricetta, anche, può essere una parola che ha due sensi, no? È la ricetta che risolve un problema, è la ricetta di un piatto, non lo so, lì dopo decidi tu,
Sul capitale sociale va bene come concetto, perché cioè è bello come concetto, tra parentesi io mi terrei in mente di fianco l'idea di tesoro nascosto, cioè il capitale sociale rappresentato dagli anziani, se è quello che tu intendi, forse no. No, no, il capitale sociale intendevi proprio... Il capitale sociale intendo che attraverso la cucina, questo incontro, sì, che oggi sono gli anziani e i ragazzi, genera, okay, e un domani può essere, cioè io nel mio piano di progetto, il follow up prevede delle serate nel futuro dove sono i migranti che raccontano le loro storie e propongono le loro, okay, i loro ricette, quindi... Oggi sono gli anziani e i ragazzi, domani può essere altre persone, la cosa è incontrarsi in cucina e quindi tessere delle relazioni che possono accrescere il capitale sociale della città. Ok, capitale sociale come patrimonio di relazioni. Sì, di relazioni, di fiducia, okay, di norme condivise, di... Perché non so perché, quando tu hai detto capitale sociale ho pensato, sì, cioè questo è giustissimo perché è un capitale che tu vai a costruire, però ho pensato anche al fatto che in qualche modo... Noi stiamo andando a cercare risorse laddove normalmente la società vede solo degli aggravi, dei problemi, dei costi. Allora l'idea è un po' quella, non so perché mi viene in mente che da questo punto di vista la risorsa anziano che entra nel capitale sociale è una specie di tesoro nascosto, nascosto in bella vista, no? Perché è un tesoro che è un appartamento di fianco, solo che è un tesoro che sta su una poltrona a guardare la TV. Tu lo fai diventare tesoro nel momento in cui... No, lo metti in un altro contesto che lo riattiva e quindi diventa una moneta del capitale sociale. Quindi non so perché l'idea del capitale sociale mi richiamava l'idea del tesoro nascosto, che è un po' forse anche una... mi è venuta forse perché nel momento in cui parlavamo dei giovani, no, che devono essere attivati, eccetera, forse ho iniziato a pensare, cioè sto pensando anch'io perché in realtà questi discorsi normalmente non si, cioè, si dialoga attraverso delle robe scritte, quindi devo fare anche un po' di decostruzione di quello che ho pensato. Quando tu mi hai detto di attivare i giovani, ho pensato che quello che attiva di solito un ragazzo è una dimensione comunque avventurosa, avventurosa al di là dello storytelling, però io ho un amico che ha fatto ad esempio l'alberghiera, lui diceva, ah, era bellissimo, cioè io d'estate vado a lavorare in Riviera, poi posso andare a fare uno stage, cioè anche l'idea del viaggio, del fatto che il tuo mestiere di cuoco o di cameriere comunque ti porta a contatto col mondo, con la mondanità. E questo solletica il desiderio d'avventura che tutti i ragazzi dovrebbero avere o che hanno e che magari è stato poi annegato e sopito da un certo tipo di educazione. Però il desiderio d'avventura, quando tu hai dai 10 ai 20 anni, è quello che tu dovresti avere, no? Avventura che poi dovrebbe diventare, in teoria, passione sociale o politica, no? Che poi pian piano si stempera quando hai 25-30 anni nella vita quotidiana. Insomma, è un percorso che dovrebbe esserci. L'avventura... è una chiave importante, quindi l'idea della scoperta, della ricerca del tesoro, cioè dell'andare incontro all'anziano che ti racconta le sue avventure, che sicuramente per una serie di motivi, sia perché l'anziano cioè gli anziani di solito sono i migliori storyteller perché le hanno raccontate, riraccontate talmente tante volte che hanno affinato il racconto senza raccontarti delle balle, ma magari anche qualche piccola balla ci sta, però sono proprio nella dimensione del racconto epico perché fanno un'epica della propria vita. Quindi ti dicevo, questa cosa del tesoro forse mi è venuta in mente perché pensavo che una chiave di attivazione del giovane potrebbe essere anche se il ragazzino gliene frega di trovare un tesoro, però l'idea è che nell'anziano c'è un qualcosa da scoprire, no? C'è un segreto, c'è qualcosa di nascosto che tu puoi trovare come giovane e che è effettivamente un tesoro, che può essere una storia, può essere un'esperienza. È un mistero, sì. Mistero è sì, è già più ampio perché c'è il mistero della persona, no? Anche che sta dietro, però si sta questa cosa, il mistero, il segreto, tanti libri, non tanti, però diversi film gialli ad esempio che sono basati, ce n'era anche uno dei primi di Montalbano, aveva il protagonista questi anziani, no? Per cui tu vedi questa storia, c'è un giallo con dei vecchi, però in realtà il giallo stava nella loro infanzia, cioè c'era un delitto commesso 70 anni prima che poi aveva delle conseguenze nel... Quindi non lo so, forse in qualche modo anche ragionare sul tema del tesoro, dell'avventura, del mistero, di questo tuffo nel passato anche, no? Perché io ho fatto per 2 anni, da noi ci sono altre situazioni in cui si incontrano gli anziani, però ci sono tutti i festival, ogni quartiere è un festival dell'unità praticamente, che adesso si chiama Festa Democratica, che è la festa del quartiere o la sagra. Io per una serie di motivi ho sempre fatto l'uno e gli altri, no? In cucina, mi piace starci, e con gli anziani della parrocchia e questi anziani dei circoli.
E in realtà il vero, cioè la cosa che ti apre un po' gli occhi, ad esempio, io sono appassionato di storia, sentire i racconti, no, delle vicende legate o alla guerra o al dopoguerra, ci sono dei tesori, nel senso che poi vedi, dopo vai in città, vedi l'insegna del rifugio antiatomico, no, che è un po' sbiadita, però il vecchietto con cui hai lavorato ti ha detto che lui si è nascosto di sotto per 10 anni di fila, o che a fine guerra il fornaio pasticcere ebreo che la sua famiglia aveva aiutato a nascondersi come regalo ha chiuso a chiave il ragazzo dentro al forno con tutti i pasticcini, lui per una notte ha mangiato pasticcini per tutta la notte. Figuratemi nel dopoguerra, il ragazzino, no, secco così, che si era mangiato le unghie negli ultimi 10 anni probabilmente, e che dopo l'ha ricoverato perché ovviamente ha fatto ingestione, è stato malissimo, però, cioè, quindi l'idea è proprio che ci sia un tesoro anche di cose che, secondo me, da giovane, ti fanno scoprire nell'anziano, per quello dicevo prima, ti fanno scoprire nell'anziano un giovane che magari ha fatto delle robe ancora più assurde di quelle che vorresti fare tu e che i tuoi genitori non ti farebbero mai fare, no? Quindi fare questo scavalcamento in qualche modo potrebbe essere una chiave di lettura simpatica, vabbè. Detto questo, avete ridotto a 3-4 parole, condensazione. Adesso facciamo la cosiddetta espansione, invece. Vi direte, ma come? Nel senso che, no, non è un processo inverso, in realtà è un processo laterale. Cioè, per ognuna di queste parole dobbiamo cercare di sforzarci di pensare dei concetti, delle frasi fatte, no? Proprio in modo molto... frasi fatte. Che fa? Esatto. Poi non è detto che useremo una frase fatta, però ci piace iniziare a far girare le parole, no? E voglio una vita regolata, cioè inizia a dire le regole, no? Voglio una vita sregolata, la vita regolata, cioè ti segni queste cose, no? Perché poi quando andiamo a definire il claim, adesso vi faccio vedere alcune strutture di claim, l'obiettivo è che suoni bene, che suoni, che stia nella testa. Se suona e sta nella testa e ha dentro una delle nostre parole chiave, gli abbiamo già fatto fare una parte del suo lavoro, no? Poi le altre parole chiave le mettiamo nel subhead, che è quello che abbiamo detto, il claim lancia, il subhead chiude la frase, risponde, e poi dopo abbiamo tutta la nostra comunicazione istituzionale che dice tutte le altre cose. Allora, queste cose qui le avevamo già viste, sono quelle della strada. Queste erano le parole chiave, queste erano un po' alcune espansioni. Con loro non eravamo potuti andare molto sul gioco di parole. Non eravamo potuti andare molto sui giochi di parole perché loro hanno detto no, vogliamo una cosa istituzionale seria, quindi l'espansione era più un allargamento del concetto. Queste le passo veloci perché le avevamo già viste ieri pomeriggio, sono i concetti che questa associazione, lo dico per te che forse non c'eri quando l'abbiamo vista, no. Non c'eri. Sono, è il lavoro che ho fatto con voi nella versione finale che ho fatto con la strada, che non è cooperativa tra l'altro. E, insomma, tutti i concetti che loro volevano trasmettere. Ecco, quando andiamo a parlare di claim e subhead, come vi dicevo ieri, ve l'avevo accennato, il claim deve essere quello con l'idea che interrompe, il subhead chiude. Ho aggiunto alcune cose per schematizzarle meglio. Per aiutarci a pensare i claim, anche se questo sarebbe il mestiere del pubblicitario, però voglio dire, non è che per ogni cosa uno deve andare a pagare qualcuno, ci potete pensare anche un pochino voi. Ci sono diverse formule in realtà, che sono standard, bene o male, sono tutti raggruppabili in questi 5 insieme. Cioè l'enunciazione generale col verbo all'infinito, ad esempio, non so, fare per progettare. Associazione culturale, fare per progettare. Vabbè, questo è bello, cioè gli esempi sono degli esempi del cavolo. Siamo fuori, c'era... Sì, tra l'altro siamo fuori di testa, era una delle campagne della strada, cioè siamo fuori... E il subed era ma dentro alla vita, perché loro avevano questo tema dell'incoscienza, un po' del fare le cose buttando il cuore oltre l'ostacolo. Faccio degli esempi di nuovo, fatti a ruota libera. Enunciazione generale con verbo definito, cucinare per ricordare, tremendo, però incontrare per apprezzare, cioè, c'è tutto un filone di comunicazione che è fatto così, no? L'importanza di amare, sono molto generiche, sono molto fredde. Vanno bene però nel momento in cui voi avete magari una comunicazione intergenerazionale, ad esempio una campagna Lasciti, dovete tenere un tono formale, informativo e paternalista, questo tipo di enunciazione è sempre molto chiara, molto fredda, no? Regalare per investire, perché tu regali la tua eredità, investi sul futuro, investire sul futuro, adottare un sogno, insomma ci sono tanti modi... Poi c'è il noi, cioè il claim che ti dice, oh,
innesta il dialogo perché io ti dico cosa facciamo noi. Di conseguenza ti pongo la domanda implicita, quindi tu cosa fai? Quindi siamo fuori perché siamo matti. Tu come ti poni di fronte a un gruppo che ti dice siamo fuori ma dentro la vita perché siamo un po' matti nell'andare incontro ai ragazzini? Ah, che bello, mi piacciono le persone un po' incoscienti, dico io, oppure, ah, che sfigati, bisogna essere invece più progettuali. Quindi siamo, non so, siamo per strada, siamo amici, prima di tutto siamo amici nel vostro caso, no? Lui dice, prima di tutto siamo amici di chi? C'è una foto di un bianco con un africano, che amici, per dire. Il botta e risposta, che è il claim fatto di due frasi. Siamo fuori ma dentro la vita è uno di questi esempi. L'oggetto, cioè neanche il verbo, no? Una casa di allegria, associazione, il gioco dell'allegria, cioè un claim che rappresenta non un'azione ma uno status, un ambiente, no? E, appunto, se una delle strutture residenziali, no? La tua casa, la casa dell'accoglienza, la casa dell'amore, la casa dell'amicizia, cioè un luogo, un oggetto. Oppure il claim col tu. Cioè io sto facendo questi esempi non perché vi sto dando delle idee buone, ma perché una volta che voi avete l'idea potete provare a calarla dentro queste forme e vedere che sono delle impalcature, no? Cioè sono delle diverse tipologie, e vedere come vi suona, come le vostre parole chiave possono essere girate in queste frasi. Magari vi verrà in mente un altro modo che non è in queste, ma queste esaurisce più o meno il 90% dei claim usati in generale. Quello, dicevo, l'ultimo è quello sul tu, cioè conti perché non sei un conto, quindi io ti dico qualcosa, quindi tu sei mio amico, vieni a tavola, gioca con me, ok? Quindi associazione tal dei tali, gioca con me, gioca con noi, ti invito, mettiti all'opera, usa le mani, cioè tutte le cose che lanciano la palla sulla persona. È chiaro che il tu è un dialogo col target, quindi in realtà io quando dico usa le mani dico una cosa sbagliata, perché il suo target non è il ragazzo disabile che usa le mani, è la famiglia. Quindi delle due, nel suo caso potrebbe essere un progetta il suo futuro, perché tu stai parlando alla famiglia, non al ragazzo. Capite perché aver chiarito e scritto tutti i passaggi precedenti ci aiuta a non fare degli errori dozzinali, no? Se io facessi fare una campagna a lui con scritto usa le mani, siccome il ragazzo disabile non vede la campagna, non è oggetto di campagna, quel claim lì non servirebbe a niente, perché non è il ragazzo. Cioè il ragazzo deve usare le mani, ma il destinatario della campagna deve portare suo figlio, deve investire nell'associazione perché progetta il futuro del figlio. Quindi, pian pianino, vedete che sono tutti strumenti che un pochino si confondono, perché già adesso è difficile fare un discorso proprio a step lineari, no? Fai 5 parole, fai 5 frasi, scegliene una. Bisogna ogni tanto tornare indietro e vedere se l'idea che ci è venuta, no? Vieni a tavola, non si, cioè pure frasi più generiche, non si mangia finché non sono tutti seduti, no? È una frase che ci piace, cioè ci interrompe, ci racconta. Un processo questo può durare anche un mese, perché voi trovate 5 frasi che interrompono, che sono vincenti, però alla fine non raccontano niente. È chiaro che se avete fatto il percorso che stiamo facendo adesso, in teoria dovreste generare queste frasi dalle vostre parole chiave, quindi è difficile che vi venga in mente qualcosa che non c'entra niente, magari è qualcosa che non vi soddisfa al 100%, però non lo so, e poi me lo direte voi, però non so se già questo piccolo percorso che abbiamo fatto magari vi ha dato qualche spunto, qualche idea migliorativa rispetto al mi siedo a tavolino e devo decidere cosa scrivere sotto il biglietto da visita perché lo devo fare, no? E se queste informazioni che voi raccogliete, queste parole chiave, voi le tenete sempre presenti in tutte le attività di comunicazione che andrete a fare, avrete fatto quello che si chiama la comunicazione integrata. Questo lavoro di solito per i clienti privati lo fa l'agenzia, cioè il cliente privato arriva in una riunione, dice tutto quel che deve dire e poi siamo noi che proponiamo i risultati di questo percorso e che teniamo presenti questi dettagli. Nel vostro caso abbiamo detto dove la comunicazione potrà essere affidata a n persone diverse, ci sarà un turnover eccetera. Secondo me è importante che vi facciate un documento anche solo di Word con scritto parole chiave che descrivono la nostra associazione, 5 concetti che ci piacciono, concetti che non ci piacciono, no? Per cui se ad esempio facciamo un'ipotesi, voi decidete che la frase è un amico ti dà una mano, no? A me un amico, io dico, no, a me un amico ti dà una mano non piace, perché non sono amico in quanto ti aiuto, un amico è un amico perché ci divertiamo insieme, perché siamo fianco a fianco.
in questo è implicito che io ti ho aiutato, perché tu prima non eri fianco a me, eri molto più indietro, perché sei arrivato qui non sapevi da... No? C'è quel film che io non ho visto, ma da tutti che è bellissimo, sul ragazzo africano che assiste il disabile francese, come si chiama? Quasi Amici. Ecco, in realtà io non ho visto il film, lo vedrò perché mi hanno detto tutti che è da vedere, eccetera. Però il titolo, Quasi Amici, è molto bello perché ti dice che non possiamo essere amici veri finché non siamo sullo stesso piano, perché se non siamo sullo stesso piano tu sarai sempre un po' il mio fratello maggiore, il mio papà, il mio assistente. Allora se voi dite no, la nostra associazione investe per creare dei veri rapporti di amicizia, sto esagerando perché magari non è così, allora un amico ti dà una mano è una frase che non volete, ma non è una frase brutta, sbagliata o cattiva, è una frase che tradisce un po' il vostro senso. E invece un amico è al mio fianco, oppure con un amico mi diverto, con un amico vado a cena, no? Io penso ad esempio a quel film Indovina chi viene a cena, no? Dove c'era, voglio dire, quindi in questo documento avere le parole chiave, le frasi che vi piacciono ma che non avete trovato il modo di usare, le frasi che non vi piacciono e non vi raccontano, le frasi che non volete usare o le parole che non volete usare perché le usa già qualcun altro, perché fanno parte di un orizzonte etico e culturale che non vi appartiene. Ad esempio, appunto, ripeto, la strada, mi hanno detto esplicitamente che loro la parola progetto non gli piace, perché a Milano, nell'ambito in cui lavorano loro, il progetto è quello che fa l'assistente sociale. Loro invece lavorano sull'opera, su altre, hanno un modo diverso, perché hanno preferito promessa a progetto, perché ha una valenza etica morale diversa per loro, no? Meno meccanicistica, più umana. Perfetto, cioè sono differenze di lana caprina, però siamo qua per questo, cioè una volta che le pensate bene una volta, dopo... Quindi questi sono gli schemi con cui voi potreste pensare i vostri claim. Questi sono i claim della strada, adesso ve li faccio rivedere rapidamente. Il contesto, giusto perché non c'era ieri, era questo: loro devono fare insieme la campagna istituzionale e la campagna del 5 per 1000 e ridefinire il loro payoff. Quindi tre cose che andrebbero fatte in ordine, prima il payoff, poi la campagna istituzionale, poi il 5 per 1000, sono state fatte insieme. Noi abbiamo provato a tenerle separate, poi si sono mescolate in modo bizzarro. Quindi questo era il siamo fuori claim su bed e dentro la vita, e la strada, che era il nome dell'associazione, aveva come payoff al logo all'opera per l'accoglienza. Quindi c'era un po' il tema della, loro avevano come parola chiave questa dell'incoscienza, no? Del fatto che loro buttano il cuore oltre l'ostacolo, quindi siamo fuori, dentro la vita perché loro sono in un quartiere, lavorano proprio nel loro territorio, e poi l'opera per l'accoglienza, opera è un termine che loro volevano usare, che gli dava l'idea della concretezza, e accoglienza perché era una delle parole chiave che tra l'altro avete scelto poi anche voi. E avevamo proposto questi mock-up visual, cioè dei visual non definitivi, molto abbozzati, in modo da fargli capire come stavano sulle loro immagini, perché qui avevamo il vincolo di usare delle loro immagini, e questi claim. Adesso li passo, gli altri li hanno già visti, quindi ve li faccio vedere in fretta. Ecco, la speranza, forte e chiaro, è quello oggettuale. Cioè, di cosa parliamo? La speranza. Non c'è un verbo, qui. Non c'è un tu, non c'è un noi. La speranza, il subed era forte e chiaro, che dava il tono, cioè... Non è la speranza generica del, no, loro dicevano noi non siamo lì a aspettare che ci piova la manna dal cielo, la speranza per noi è una cosa da dire forte a ogni angolo di strada, quindi forte e chiaro ti dà l'idea di uno che sta urlando con una voce, o comunque parlando con una voce. E siccome però la speranza per loro era troppo sognante, comunque il payoff che andava insieme a questa campagna era costruiamo l'accoglienza, cioè mattone su mattone, quindi il sogno, il tiro morale e la concretezza, che sono due elementi che loro volevano. E anche qui prove di visualizzazione con... ecco, questo è uno di quelli che appunto poi gli era piaciuto, ogni persona una promessa, anche qui di nuovo non c'è un verbo, non c'è, è una comunicazione istituzionale, non è un claim di campagna, cioè è una campagna di... scusate, è una campagna istituzionale nel senso che loro devono far capire che esistevano, però non avevano un obiettivo con questa prima parte. Invece il claim più... coinvolgente era sul 5 per 1000, che era una vera e propria campagna con un obiettivo finale. E ogni persona una promessa, quindi c'era il focus sulla persona e sul progetto e sul futuro. Poi qui ero riuscito a infilargli accoglienza, progetto e vita, perché secondo me riassumeva le tre fasi, no? L'accoglienza, in cui loro non sospendono il giudizio, il progetto che mettono in atto, che si trasforma in vita, in esperienza di vita vera, vissuta, completa e non più assistita. E anche qui hanno fatto i loro bravi visual. E poi il noi, il claim col noi, siamo qui ora, che probabilmente visto appeso per strada, sì, ti dà un messaggio diretto, forte, che magari interrompe.
di nuovo, siccome questo parlava troppo poco, poi con questo il payoff era diventato molto lungo, persone di speranza, opere di accoglienza. Quindi insomma vedete che anche nei casi reali è sempre un balletto, no? tra tutti gli elementi della comunicazione, in modo da riuscire a dire quanto più possibile. Qui sotto? Niente, è un testo tipografico latino finto. Lorem ipsum è un testo che si usa sempre in tipografia perché... Questo invece era il claim che avevamo pensato per la campagna 5x1000, che dovendo avvenire in un momento successivo e in un contesto molto specifico, cioè una festa di quartiere dove la gente veniva invitata, era un po' più lungo e verboso, da 30 anni costruiamo il presente, non abbiamo ancora finito, è un noi, è quel claim che dicevamo prima con noi. E, in realtà dopo, questa è la versione finale, una serie di vicissitudini, loro hanno deciso di realizzare una pagina pubblicitaria per ognuno dei loro servizi, perché dicevano che se no non si riusciva a capire cosa facevano, e hanno scelto il claim che noi avevamo deciso per la 5x1000 come claim di campagna istituzionale, e come payoff ogni persona una promessa. Quindi alla fine in realtà di tutto il ragionamento fatto non hanno scelto l'impostazione che suggerivamo noi, però alla fine tutto sommato i concetti che vengono veicolati comunque li descrivono. Personalmente penso che li avrebbero potuti descrivere meglio, ma anche così comunque non è male. E poi si sono inventati questa cosa, un po' in realtà storytelling, cioè di focalizzarsi su 6 storie di persone nei loro servizi, col nome, no? Marco qui non è più solo, centro di accoglienza, siamo di nuovo a casa, la mamma col bimbo e via dicendo. Giusto per, ci sono 6 pagine di questo tipo, ecco, il fallimento vero di questa campagna è che l'obiettivo era avere una pagina unica istituzionale, questa pagina è palesemente più brutta e più inefficace delle altre 6, perché... Nel tenere insieme tutte le storie hanno scelto il collage e la moltiplicazione del rumore. Tra l'altro è un problema non da poco, che poi sembra banale, che queste foto non erano mica tutte orizzontali. Ce n'è qualcuna orizzontale, qualcuna verticale. Quindi anche nella scelta delle immagini, quando noi avevamo proposto di usare un'immagine sola, era proprio per evitare di dover poi gestire... Cioè, scegliere un'immagine è difficile. Sceglierne 5 che stanno bene insieme nella stessa pagina è quasi impossibile. Soprattutto se non hai la possibilità di farle, cioè se devi scegliere tra le foto che già ci sono. Comunque questo era, diciamo, per chiudere un attimo il discorso sulla dinamica che porta a individuare i contenuti testuali e visivi per descrivere la vostra identità istituzionale, quindi decidere il payoff, eventualmente rivisitare il logo, questo l'abbiamo visto più ieri, e per progettare i contenuti di una prima campagna, che sia una campagna che dice al mondo che voi ci siete, campagna informativa sulla vostra presenza, che ha come obiettivo di affermare la vostra riconoscibilità, la vostra autorevolezza, eccetera, o campagna per la raccolta fondi, o per l'attivazione del vostro target, raccolta fondi, sensibilizzazione nelle scuole, presentabilità verso le pubbliche amministrazioni, quindi maggior capacità di reperire fondi, ok? E quindi riassumendo un attimo, provo a schematizzarvi le cose che dovreste fare, secondo me, quando pensate a un oggetto di questo tipo, è analizzare il problema a cui voi cercate di porre una soluzione, analizzare le caratteristiche specifiche personali della vostra soluzione, della vostra maniera di risolvere quel problema, il target degli utenti, il target della comunicazione, visto che parliamo di fundraising, la mappatura delle percentuali della provenienza del vostro fundraising e del target che quindi vi finanzia, e questa è l'analisi preliminare. Da questo poi andate a definire il messaggio, quindi parole chiave che vi descrivono, concetti che possono in qualche modo rappresentarle, verifica col target se il concetto e la frase che avete scelto per dare forma al claim parla effettivamente a quel target o no, e così avete definito, diciamo, la strategia comunicativa. Adesso c'è un altro fatto, che poi dovete, abbiamo detto di guardare anche i competitor e di capire quanti soldi avete. Perché capire quanti soldi avete? Dico soldi, ma intendo risorse. Perché tutto questo, quello che abbiamo visto adesso è la progettazione dell'identità e della campagna, ma poi voi dovete fare delle azioni sul territorio, cioè dovete avere dei volantini, dovete dar via delle cartoline, dovete invitare la gente a delle feste, cioè bisogna anche poi arrivare a stringere. Cioè noi abbiamo deciso... la cornice, diciamo, all'interno della quale vogliamo muoverci, fissato l'orizzonte, fissato il nord, cioè voi puntate lì e per un anno tenete fede almeno a queste scelte, cioè il racconto intergenerazionale, la foto è il mio pallino, allora
per un anno cerco di impostare la mia comunicazione su quel tema, perché così dopo un anno posso vedere se ha funzionato o no. Se io ogni mese, un anno racconto, cioè un mese racconto l'amicizia, il mese dopo racconto la difficoltà abitativa, l'anno dopo racconto l'assistenza e l'inserimento sul lavoro, cioè devo cercare di avere una direzione molto precisa per essere riconoscibile, altrimenti niente, altrimenti la comunicazione non funziona, perché dite 7 cose diverse, magari tutte vere, tutte giuste, però la gente non si ricorda di voi per qualcosa. Le azioni che voi dovete realizzare si condensano in un piano di comunicazione. Un piano di comunicazione è una roba, anche questa, dovrebbe farvela un'agenzia. Quindi io quello che vi dico, vi serve un'agenzia o qualcuno che lo sa fare, insomma. Questo vi serve per avere gli strumenti per valutarlo quando ve lo fanno o per chiedere, sapere cosa chiedere quando chiedete un piano di comunicazione. Un piano di comunicazione è uno strumento in cui dovete definire obiettivi, strumenti, tempi e modalità di verifica. Cosa vuol dire? Gli obiettivi un po' ce ne siamo detti, è implicito, l'obiettivo è la raccolta fondi, diciamo. In realtà per alcuni di voi, come nel suo caso, l'obiettivo è intanto iniziare a dire che esistiamo, che abbiamo un nome, che facciamo delle cose. Primo obiettivo che dovreste avere tutti. Raggiunto questo obiettivo, l'obiettivo secondario subito dopo è attivare delle risorse. Posso dire raccolta fondi d'ora in avanti, intendendo in senso ampio raccolta di risorse, tempo, spazio, bene. Quindi obiettivi li abbiamo detti. Strumenti, vi ricordate che vi ho fatto l'elenco di strumenti online e offline? Sito, volantini, brochure, adesivi, iniziative sul territorio, eventi, iniziative tra virgolette virali con palloncini, eccetera, eccetera, sticker, via dicendo. Tempi. Ecco, sui tempi io non sono la persona più indicata per parlarne, perché in realtà di solito lo fanno i consulenti proprio di fundraising questo, però immagino che ognuno di voi si sarà scontrato con la stagionalità della vita, del proprio target e dei propri target di raccolta fondi. Cioè, se voi lavorate nelle scuole, avete un periodo intensissimo di progettazione che potrebbe andare, diciamo, da luglio a settembre. Dico luglio... Ma da maggio, parte ancora prima, a maggio iniziate a progettare le attività per l'anno dopo, le fate da ottobre fino a marzo, fino qua, a giugno comunque dovrete rendicontare, chiudere con un evento, con un momento con le classi, eccetera, l'attività, e già progettare quelle dell'anno dopo. Questo vuol dire che le attività di comunicazione vostre, ad esempio, i materiali a voi in realtà servono per dire tra ottobre e maggio, i materiali di supporto alla didattica, non vi servono né prima né dopo. Allo stesso tempo l'occasione magari più ghiotta di raccolta fondi, sto proprio sparando a caso, è la cena di fine anno della classe o il momento della festa della scuola, dove magari potete... Allora, la festa della scuola in giugno vuol dire che voi gli strumenti per pubblicizzare la richiesta di partecipazione, gli inviti, eccetera, eccetera, dovete averli ovviamente prima. Dovete averli in giugno, maggio, diciamo i primi di maggio. Non troppo prima, perché sennò la gente si scorda, non troppo sotto, perché sennò la gente ha altri impegni. Quindi a maggio dovete avere deciso se vi serve la cartolina, se vi serve. A maggio però cosa succede? Che le scuole sono di solito sempre abbastanza imballate di attività, c'è chi deve recuperare i compiti. Allora uno dice, vabbè, allora glielo dico prima. Allora vuol dire che tu a fine dell'attività nella scuola lancerai questo bel evento che c'è in giugno, vuol dire che già verso febbraio hai deciso più o meno dove, quando e come lo farai, che non è poco. Però tu dici, vabbè, glielo dico in marzo, andare là si dimentica, allora mi devo inventare qualcosina di veloce, di virale, di veloce da distribuire, per ricordarglielo in maggio, una cartolina, un segnalibro, un adesivo che do a tutti i bimbi, una cosa giocosa che gli fa dire, ah, la cena di cui mi hanno parlato un mese fa. Quindi, quando parlo di tempi, parlo proprio di un calendario, dove voi avete gli eventi, sapete che i mercatini si fanno solo con la bella stagione, faccio per dire perché li fate per strada, no? Allora, i mercatini si fanno da maggio a luglio, in agosto non c'è nessuno in città, e a settembre la gente compra altro, a dicembre, oppure si fanno solo a dicembre, ma ad esempio ci sono due mercatini importanti a dicembre, perché l'idea regalo etica ha una sua nicchia, quindi c'è il mercatino con i manufatti dei laboratori, dei ragazzi, eccetera. Allora, su questi calendari, che sono gli appuntamenti fisici che voi avete, voi dovete costruire il piano a ritroso, considerando lo stile di vita del vostro target. Quindi banalmente in agosto le famiglie vanno al mare, anzi no, le famiglie potendoci vanno in giugno, le famiglie dei bimbi piccoli di solito, no?
oppure vanno in vacanza, i bimbi vanno in vacanza con i nonni, insomma, cioè proprio le abitudini di vita del vostro target. Su questi tempi impostate poi gli strumenti di conseguenza, quando vi servono, in che tirature. Per avere una brochure a maggio vuol dire che dovete iniziare a lavorarci probabilmente a gennaio, perché ora che decidete di farla, chiedete un preventivo, scrivete i testi, trovate l'immagine, la correggete, vi piace, un mese ci va. Poi voi avete tempo di seguirla in modo tempestivo? No, perché in realtà in associazione non c'è nessuno che la segue. Allora, ancora prima, a ottobre. E poi, importantissime le modalità di verifica. Le modalità di verifica ve le decidete voi, quindi non è che ci viene fuori l'ente certificatore che vi chiede allora, quante ne hai distribuite? Però è importante perché se decidiamo di fare le spillette per i bimbi, no? Per ricordargli che c'è la... come si dice? Che c'è la festa di fine anno. E le spillette per qualche motivo, sti bimbi se le tirano dietro, non se le attaccano alla maglietta e alla sera nel piazzale della scuola ci sono tutte le medagliette pestate, no? O lasciate lì, questa cosa qua non è un peccato, non è che bisogna pigliare a schiaffi qualcuno, però dovete segnarvi che le spillette come strumento non funzionano. Se la brochure qualcuno, anche lì dovete cercare di avere degli strumenti fissati prima, perché poi cosa succede? C'è una regola che dice che rompiscatole, no? Fanno più rumore di solito della gente a cui vanno bene le cose, per cui tu fai una brochure bellissima, ne dai fuori 100.000 copie, l'unico rompiscatole viene alla cena dell'associazione e dice a me non è piaciuta la brochure, il presidente chiama in cazzo e dice mi hanno detto che non è bella la brochure. Chi te l'ha detto? Ah, uno che è venuto, uno, ne hai tirate 200.000 copie, cioè, poi ti ha detto qualcosa di sensato, ti ha detto solo che non gli piace perché lui non vuole vedere la foto di profilo. No, non mi ha detto niente, mi ha detto solo che non gli piace perché secondo lui c'è troppo testo. Non ho capito, lui, cioè, nel senso. Quindi gli strumenti di valutazione a voi servono per mettervi al riparo da queste cose che, guardate, adesso vi fanno sorridere, ma succedono, perché chi non gli va bene qualcosa ha il tipo di mentalità per cui ve la viene a dire. Quello che gli è andata bene, che l'ha letta, gli è piaciuta, magari ha fatto la donazione, non è che viene a dire, oh bravi, bella la brochure, fa la donazione, sta zitto. Oppure ha una buona opinione di voi, non fa la donazione, ma non è che viene a dirvi, non vi ho fatto la donazione, ma vi stimo, vi rispetto molto. No. Allora, le modalità di verifica devono essere il più possibile oggettive. Quindi, se avete un sito, deve essere il famoso obiettivo di conversione. Volevamo della gente sulla pagina contatti, volevamo della gente sulla pagina donazioni. Abbiamo distribuito 200.000 cartoline. Siamo contenti se realisticamente 200 persone arrivano alla pagina donazioni. Ve lo scrivete prima, quando è ora andate a vedere, ci sono state 500 persone sulla pagina. Ottimo, obiettivo riuscito, non c'è andato nessuno sul sito perché il sito è fatto male, era scritto male l'indirizzo sulla cartolina, ci guardate, oppure la cartolina col sito si vede che non funzionano bene insieme, forse la pagina donazioni era troppo dentro al sito, deve essere in home page la donazione, almeno anche qui avere un sito o un blog un po' dinamico fa sì che se voi avete un mese in cui distribuite le cartoline, per quel mese i dati della donazione li potete mettere anche proprio nella home page, invece che lasciarli nella pagina donazioni, che vuol dire fare un clic in più. Oh, la pigrizia, ragazzi, conta, eh? Quindi se per quel mese voi potete fare in modo che ci sia un clic in meno da fare, fatelo. Non potete lasciare sempre le donazioni in home page, perché a volte quando andate a presentarvi a un'istituzione pubblica dovete far vedere altro, una foto, un oggetto. Quindi per questo vi dicevo, bisogna stabilire obiettivi, strumenti, tempi e modalità di verifica. In particolare mi concentrerei sui tempi e modalità di verifica, cioè quello proprio deve essere il lavoro sistematico fatto seduti a tavolino, cioè con un calendario non pensato, ok? Perché poi uno arriva alla festa e dice che miseria, dovevo distribuire il segnalibro che rilanciava l'iniziativa di settembre del Cineforum e non l'ho fatto perché ero concentrato a pensare a chi veniva a attaccare l'impianto elettrico, che è un problema magari. E quindi sostanzialmente le fasi sono poi sempre quelle, cioè analisi, progettazione, realizzazione e controllo, ok? Allora, l'analisi, adesso queste sono le definizioni teoriche, però sono tutte cose che voi più o meno sapete, nel senso che quando analizzate, se voi siete operativi sul contesto, non siete Armani che decide di aprire un negozio a Dubai e deve scoprire com'è la situazione a Dubai, voi siete sul vostro territorio, fate la vostra attività, avete già visto quali sono le difficoltà, probabilmente conoscete molto meglio il territorio di quanto non conosciate la vostra stessa attività, mi viene da dire. Però ecco, un tema utile è questo, che nella fase di analisi, che ancora non è una fase decisionale, è la fase bella in cui fare del brainstorming con i vostri associati, con le persone che lavorano con noi. Cioè quando si tratta di mettere insieme le informazioni sulle abitudini del quartiere, le feste, gli angoli più belli, le vie, il calendario, è proprio l'occasione in cui dire
mettiamo tutte le idee, no, che vengono fuori in un unico calderone, ragioniamoci insieme, perché dopo le fasi successive, che sono più operative, bisogna un pochino stringere, no, la cerchia di chi decide. E, ecco, questa è una riflessione, insomma, generale quando si prepara un piano di comunicazione articolato, cioè è un po', alcune cose ve le anticipate. Voi, il vostro servizio, la vostra attività, in che anno, ad esempio, in che fasi dell'anno avvengono gli accessi? Immagino che, ad esempio, al ristorante l'accoppiata vecchio ragazzino per la scuola venga decisa nell'ambito dell'anno scolastico. Quindi, quando è che si concentra? In che modo? È premiale o è di incentivo? Quindi, il criterio in cui la nostra comunicazione si mette in relazione con l'attivazione dei soggetti è molto importante. Altri soggetti che operano nel settore abbiamo già visto, le caratteristiche le abbiamo viste. I calendari dei servizi dei famosi competitor, cioè, dicevamo prima, i mercatini, nello stesso periodo è inutile fare tre mercatini di tre associazioni diverse. Attenzione che andare a vedere cosa fanno i competitor, e questa secondo me è una caratteristica bella del no profit, può anche innescare delle sinergie, cioè se in tre realtà del territorio stavate per fare il mercatino la stessa domenica, magari parlandosi si scopre che si può fare un bel mercatone unico, no? Dove tutti hanno le loro specificità, perché c'è quello che faceva il mercatino alimentare, quello che faceva i manufatti artistici, quello che faceva lo scambio dell'usato. Ok, caratteristica della domanda reale, questi sono i dati che avevamo già visto. Se c'è della comunicazione che avete già, questa è una cosa bella, diciamo, che del fare i piani di identità coordinata fatti bene. Negli anni voi scoprirete che gli strumenti non sono infiniti, no? Uno fa la brochure, fa la cartolina, fa l'adesivo. Ecco, c'è di bello che a un certo punto, se tu hai lavorato in modo coordinato, la comunicazione che hai fatto l'anno prima, la brochure che hai fatto l'anno prima, va già bene per l'evento che devi fare l'anno dopo, no? Quindi pian piano il tuo patrimonio di oggetti che puoi dare, di informative, di modalità informative, si accresce. Noi ci siamo trovati quest'anno, dopo due anni che facevamo un lavoro di comunicazione abbastanza specifico sul fumetto, sull'illustrazione eccetera, ma tutto coordinato, siamo andati a una fiera e senza che l'avessimo progettato più di tanto avevamo 8 materiali diversi da distribuire, sono andati via tutti molto bene, stavano bene di fianco uno all'altro, alcuni ne avevamo le ultime 100 copie e le abbiamo smaltite, ma non è che le abbiamo andate via così, servivano. Quindi il avere sempre presente quello che avete già fatto, il gioco di mettere sulla scrivania tutto quello che avete fatto fino a quel momento, capire se funziona insieme, eccetera. E anche un pochino rispetto alla comunicazione stessa, l'attesa del pubblico. Questo nel senso che se avete già fatto delle attività, cioè dovete far tesoro delle attività passate, cioè abbiamo già fatto dei mercatini, la gente si aspetta che ci sia il sacchetto di pane con il logo timbrato sopra. Ricordiamoci che la gente se lo aspetta e ci riconosce per quello, perché magari da un anno all'altro cambia la persona che se ne occupa e uno dice, ma lo sacchettino, chi se ne frega, facciamo che gli regaliamo un pezzo di pizza. Allora ci vuole uno che dica, no, attenzione, su quel sacchettino lì noi ci abbiamo lavorato tutto l'anno scorso, ha un costo, abbiamo fatto il ragionamento che ha un costo e un impatto comunicativo elevato, è un punto fermo, la gente se lo aspetta perché lo identifica col nostro mercatino. E questa è un'analisi sull'esterno. All'interno, e lì questo è molto banale, cioè dovete capire chi fa cosa, e quando e come, e scriverlo, ok? E soprattutto, anche qui di nuovo un'opportunità di valorizzazione della struttura, le persone che fanno queste cose, o magari parlo di associazioni in cui siete già qua presenti tutti, magari ci sono associazioni che hanno 30, da coordinare 30 persone, hanno delle esigenze loro di comunicare qualcosa, la strada ci ha forzato a fare le pagine sui singoli servizi, perché i singoli servizi si erano lamentati che nella comunicazione che avevamo proposto non c'era ma noi siamo della casa del centro ti ama, non ci siamo. Avevano l'esigenza comunicativa dall'interno di essere visti, riconosciuti. Poi, come vi ho detto già diverse volte, per me è secondario, però è anche vero che nel momento in cui queste esigenze invece hanno possono trovare spazio, è comunque un'opportunità. Perché se magari nella brochure istituzionale non ci stanno i 10 servizi, nell'evento magari trovate la persona che si attiva e dice ok, io volentieri tengo un banchetto, ce n'è una per servizio e fate un banchetto per ogni servizio. In quell'occasione l'esigenza fisica di presidiare l'evento con delle persone e di dare visibilità ai vari servizi si sposano bene.
Questo ve lo dico perché non ne abbiamo parlato, ma mano a mano che le associazioni si strutturano, la costruzione del consenso, cioè voi non tenete lì la gente coi soldi, no? Cioè non è che strapagate le persone che lavorano con voi, no, punto. E non è neanche l'obiettivo quello. Quindi la costruzione del consenso, la partecipazione degli associati o di chi fa il volontario è molto importante, perché sennò rischiate di fare un lavoro bellissimo di comunicazione, ma nella giusta tendenza a farlo nel modo corretto, magari generate delle frizioni all'interno, perché c'è chi non si sente rappresentato, chi non si sente ascoltato. Quindi in realtà è un lavoro che procede su due fronti. Questo forse in futuro lo sottolineerò di più nelle fasi iniziali anche delle lezioni. Cioè c'è tutto un lavoro proiettato all'esterno, perché voi dovete prendere dall'esterno risorse, dovete acquisire credibilità, rispettabilità dall'esterno, ma c'è anche un lavoro fatto all'interno di valorizzazione delle risorse che avete. E se voi fate una buona comunicazione, essere valorizzati dentro un buon progetto di comunicazione ha un valore in termini proprio non monetari, però voglio dire, lo faccio l'esempio sulla nostra azienda, siamo appunto 12, alcuni molto giovani o alcuni meno, abbiamo deciso nel nuovo sito, volevamo intanto far sapere che eravamo di più, esigenza nostra. I nostri competitor abbiamo visto che davano grande rilievo ai profili delle singole persone, facciamolo anche noi. In più effettivamente avevamo 4-5 ragazzi bravi che pativano un po' il fatto di non essere mai, cioè alla fine con i clienti ci parlo io, con gli altri ci parla un altro socio, e loro erano sempre in ufficio, sono quelli che magari fanno le cose. Quindi si stava sviluppando questa, no, questa frizione sul fatto siamo noi che facciamo le cose, però poi sono loro che... Tu vai a spiegare che sono loro che poi prendono lo stipendio per ultimi, perché intanto hanno pagato il tuo tutti i mesi, ma questo è un discorso diverso. Quindi abbiamo deciso di fare da pagina Chi siamo, una foto per ciascuno, e dare ampio spazio alle pagine dei singoli profili, dove loro hanno potuto mettere in quella che si chiama, abbiamo fatto una mood board disegnata, c'è la foto, tutti con la maglietta bianca uguale, carini così, e dietro un collage di oggetti che ognuno di loro ritiene importanti, sui quali noi non abbiamo messo becco, in modo molto banale abbiamo valorizzato il loro nome, le loro competenze, facendo proprio un grafico, un'infografica sulle competenze e gli skill, e in più abbiamo ottenuto un obiettivo nostro di comunicazione, che fa sapere che eravamo in tanti. Quindi per dire che a volte, quando invece un'altra direzione poteva essere, che alcune agenzie lo fanno, investire tantissimo sul nome dei due soci, tant'è che ci sono molte agenzie che si chiamano Barnes & Nobles, eccetera, fare dei curriculum da superuomini per me e per Diego, che tanto, cioè, curriculum è una roba che si scrive, storytelling anche quello, quindi insomma, non è che... E concentrare tutta l'attenzione su di noi. È un'altra strategia comunicativa, perché dopo tu quando ti siedi, cioè, adesso io vado da... infatti, cioè, dopo la faccio vedere la pagina. Quando io vado a sedermi da Armani a parlare con loro, sono uno di 12 sfigati, tra virgolette, di un laboratorio, di una struttura orizzontale, per come ci presentiamo. Ci sono delle agenzie di Milano dove arriva l'amministratore delegato dell'agenzia ed è quasi cliente ad essere in soggezione, no? Quindi è un modo proprio diverso di porsi e di raccontarsi. Dopo vi faccio vedere il sito, così ci facciamo due risate. Ok, quindi dicevo, lavorare sui due fronti. Ecco, uno strumento, questo non so se ne avete già sentito parlare, se lo conoscete già passiamo oltre. Guardiamo magari solo, se volete, l'esempio. Noi abbiamo fatto questo esempio di sensibilizzare, siamo un'azienda sanitaria, dobbiamo sensibilizzare alla prevenzione dei tumori della pelle, e avevamo schematizzato quelli che sono i punti di forza e i punti di debolezza interni, e le minacce e le opportunità che vengono dall'esterno, ok? Però direi che questo, insomma, è uno schema che si può usare, perché ci obbliga, però non è che sia la chiave di volta. Se avete fatto tutto il percorso che abbiamo fatto prima, gli stessi concetti che vedete qua, magari schematizzati in modo diverso, li avete già interiorizzati. Ecco, da ultimo dicevo, appunto, proprio questo è un riepilogo finale, ce le siamo già dette queste cose, gli obiettivi finali, e un controllo che voi dovete fare in corso d'opera è sempre che l'obiettivo della campagna punti nella stessa direzione dell'obiettivo dell'associazione. Nella fase iniziale abbiamo visto che avete obiettivi molto diversi in realtà. C'è chi vuole intercettare nuovi utenti, chi vuole raccogliere fondi, chi vuole semplicemente fare un lavoro culturale. Ieri c'erano quelle due ragazze che lavoravano sul tema della città, Caos Calmo. Loro hanno un obiettivo esclusivamente culturale, mi viene da dire. E quindi la vostra comunicazione deve andare lì. Non è che voi volete trovare nuovi utenti, però comunicate per la raccolta fondi. Allora o cambiate l'obiettivo o cambiate la strategia di comunicazione.
pubblico di riferimento, ne abbiamo già parlato, ecco, quello che vi dicevo è che dobbiamo segmentare al massimo il nostro target, perché vi ho obbligato un pochino a dire un po' sono così, un po' sono cos'ha la propensione di spesa? Perché purtroppo non ci sono strumenti che vanno bene per tutti, cioè gli strumenti che vanno bene per tutti non vanno bene per nessuno, quindi dobbiamo proprio fare lo sforzo mentale di dire i genitori di quella scuola, che tipo, cioè è quella scuola alberghiera, per quello ti chiedevo, no? È una scuola dove vanno quelli rifiutati da altre scuole, ok, allora sono ragazzi che hanno vissuto queste esperienze, i genitori, tu ci hai detto che non è così, però ad esempio nel nostro caso quasi tutte sono famiglie che potremmo definire con un eufemismo non tradizionali, nel senso che se tu vai a vedere dall'alberghiero da noi ci sono alcuni ragazzi che stanno in comunità, moltissimi figli di divorziati, bambini, ragazzini in affido, adottati, allora devi segmentarlo davvero il tuo target, quando parli al genitore del ragazzo dell'alberghiero da noi, non puoi usare il concetto di famiglia, cioè non puoi veicolare il concetto di famiglia del mulino bianco, non puoi appoggiarti a quello per comunicare, non puoi appoggiarti sul tema economico, perché di solito sono famiglie in grave difficoltà economica, tant'è che poi parli con la scuola e ti dicono abbiamo, grazie a Confindustria eccetera eccetera, abbiamo le rate calmierate, sennò molti ragazzi non potrebbero venire. Allora questo sforzo di spaccare un po' il cappello in quattro ti evita di fare gli scivoloni, no? Perché non andrò a chiedere dei soldi ai genitori dell'alberghiero, magari gli andrò a chiedere un supporto umano, cioè venite, regalateci un pomeriggio del vostro tempo, no? E andiamo tutti insieme a fare qualcosa, ma non datemi 30 euro perché non ce li hanno, sennò i loro figli non sarebbero alberghiero. Parlo sempre del caso di Modena. Quindi segmentare il target è una rottura di scatole, però serve. E i contenuti ne abbiamo parlato, le azioni e gli strumenti li abbiamo visti, ecco, vabbè, il discorso della multicanalità l'abbiamo visto ieri, cioè il gioco è tenere sempre dentro al circolo della nostra comunicazione il mondo reale. Noi a volte abbiamo bisogno di scrivere delle cose, possiamo scrivere su carta o su web, abbiamo bisogno proprio per lasciare traccia, non possiamo parlare, voi dite, ad esempio siete voi, no? Dicevate li invitiamo, no? Un colloquio, esatto. È una modalità che è molto rara, nel senso che voi potete quasi permettervi un dialogo uno a uno. Mi viene da dire che se la vostra associazione crescesse di dimensioni o vi trovaste trapiantate di colpo a Roma o Milano, in una città con molti più abitanti, non potreste più fare un colloquio perché i costi per gestire umanamente i colloqui uno a uno sarebbero insostenibili anche in termini di volontariato per un'associazione, no? Quindi, dicevo, la multicanalità è una risorsa. Oggi come oggi, appunto, possiamo fare dei cortocircuiti molto utili tra il cartaceo, internet che sta lì, no? Non viene buttata via, non puoi appallottolare internet e buttarla via, il volantino puoi, e il mondo reale, gli adesivi, gli stencil, le distribuzioni di oggetti, gli eventi, e quindi se dovessi dirvi cercherei sempre di sforzarmi di tenere presenti i due canali principali, l'online e l'offline, quindi non pensare mai a fare solo una brochure, ma l'effetto di quello che fate sulla brochure dovete sforzarvi di farlo tornare anche su internet in qualche modo. La brochure è una pubblicazione con 10 storie di ragazzi anziani, ma perché non facciamo non la mettiamo anche sul sito, magari sulla nostra pagina Facebook, come incipit di storie, no? Dicevo l'altro giorno, che vanno a finire nel cartaceo, oppure che ti pubblico tra un mese la fine della storia di Gino e Marco, per dire. Ripeto, vi sembra, non so, l'ho detto mille volte, vi sembrano tutte le banalità e delle cose di buon senso, però sono sicuro che quando poi siete lì, che dovete fare la nuova brochure, perché avete l'evento tra un mese, finite la brochure e al sito non ci ha pensato nessuno. Sono sicuro, no, magari siete più brave, però succede sempre, sempre così. E, vabbè, i tempi di esecuzione, questa è un'altra variabile abbastanza impazzita, cioè realizzare una brochure ci vuole una settimana, se voi avete già i testi e le immagini, a impaginarla, stamparla, 2, 3, 4 giorni, 5, se ci sono 3 pieghe invece che 4 ci vuole un po' più tempo perché la legatoria si prende i suoi tempi, cioè queste sono cose che voi dovete nel tempo, io vi suggerirei di farvi un bel documentone di Word con scritto, ricordiamoci, per stampare una brochure abbiamo, quest'anno facciamo l'analisi, no? Abbiamo deciso di fare la brochure il 1 giugno, l'abbiamo avuto in mano il 30 di agosto, perché? 6 mesi per decidere cosa metterci dentro? No, avevamo tutto pronto. La tipografia ce l'ha fatta gratis, ma ce l'ha fatta nei ritagli di tempo. Però l'anno prossimo sappiamo che partiamo a farlo un mese prima. Su tempi e risorse, ripeto, non è il mio campo, però purtroppo tutti i bei discorsi che ci siamo fatti sulle frasi, claim, la coordinazione, eccetera, eccetera, vanno a ramengo se poi sbagliate
i tempi di realizzazione. Ci siamo quasi. Sì, sono le ultime tre slide, quindi potete, non so che ore siano, ma vedo la palpebra calante. E, vabbè, poi realizzate la vostra campagna e la valutate. Dicevo che ho riportato questa frase, che valutare significa argomentare più che misurare, perché ancora di più nel vostro caso non è questione di capire, cioè voi valutate quanti, se raccogliete fondi, valutate se vi sono arrivati i fondi o no, e questa è una misura, cioè nel senso, però siccome voi non siete premiati, non siete dei responsabili marketing di un'azienda che venite premiati in base al fatturato, è chiaro che se dovete sapere quanti fondi avete raccolto, quanto avete speso e quanto vi è rimasto in tasca, perché l'obiettivo della raccolta fondi è avere dei soldi. Però in realtà, in situazioni, in progetti come i vostri, è molto più importante dedicare un po' di tempo ad argomentare, cioè a discutere e a capire i motivi per cui le cose sono andate o non sono andate, che non a capire se un anno abbiamo fatto 1000 euro, un anno abbiamo fatto 2000 euro. Perché magari quell'anno ci servivano 1000 euro, li abbiamo raccolti in pochissimo tempo, con pochissime spese, e va benissimo. L'anno dopo ne abbiamo raccolti 2000, che sembrerebbero il doppio, ma ce ne servivano 10.000, ci abbiamo investito 8.000 euro perché abbiamo dovuto fare una campagna virale che poi non ha portato a niente, quindi è secondaria la misurazione quantitativa. È fondamentale che il momento di verifica sia una scusa per riprendere il filo che voi avete scritto, documentato, eccetera, e dire dove abbiamo sbagliato. Io vi garantisco che se questo processo lo gestisce una persona o due che sono al corrente di queste cose per almeno 3 anni, voi, senza aver bisogno di un consulente o altro, in 3 anni, cioè, fate dei passi da gigante, perché chiudete il cerchio, siete più, spendete meno tempo, vivete con meno stress il lavoro, cioè funziona nelle aziende private questa cosa, ma funziona ancora di più nelle associazioni dove spesso il fare, cioè noi voglio dire, facciamo siti, il nostro sito l'abbiamo fatto per ultimo, no? perché devi venire la domenica per fare le tue robe. Voi che in più avete anche una vocazione, tra virgolette, etica al fare, cioè quindi un preconcetto per cui tutto quello che è contorno è secondario rispetto all'azione concreta, che è un preconcetto sacrosanto, perché l'azione concreta è quella che cambia poi il mondo, rischiate davvero di procrastinare queste dinamiche. Una volta invece che le avete implementate nella vostra struttura, poi vi velocizzano tantissimo il lavoro, perché da quel punto organizzare un evento, cioè noi abbiamo in sagra, abbiamo un signore che è il custode del quaderno della sagra, questo quaderno è un quaderno degli anni 70, con tutte le calligrafie diverse, è passato gelosamente da un vecchio della parrocchia all'altro, dove sono scritte le quantità di tigelle che vanno via ogni sera, quando bisogna comprarle, quanti frigo e pozzetto servono per metterle via, quante posate, tutto quello che, cioè tutte le azioni di un'attività di fundraising, come è la sagra di una parrocchia, chi regala le piadine, quest'anno la CM ci ha regalato 100 piadine, le altre 100 le abbiamo comprate, ne sono andate via solo 50, quindi l'anno prossimo non le compriamo. E in termini di resa, io mi ricordo le prime sagre degli anni 80 che ci facevamo tutti un mazzo tremendo, no? Lavoravamo per un mese, tiravamo su 1000 euro se andava bene, l'anno scorso, cioè quest'anno, il lunedì la sagra era sabato, ci si è attivati, singole persone si sono attivate prima, cioè ordinare la carne, ordinare il vino eccetera, dal lunedì a sabato abbiamo lavorato in 15 e la sagra ha fruttato 7.000 euro di utile pulito. Non è stato buttato via niente, siamo riusciti a fare la differenziata, abbiamo avuto in regalo una serie di cose, perché le bottiglie di vino, se tu le chiedi al consorzio a dicembre, quando smaltiscono determinate giacenze, te le regalano 200, se gliele chiedi a maggio te ne regalano 20, ma questo sapere è possibile solo grazie a un libro, che è il piano di comunicazione strategica della SAE, chiamare i vigili per informarli, mettere i volantini nelle altre parrocchie, mandare la newsletter, ma scrivere a quelli di Nostro Tempo, che è il giornalino della diocesi, no? 2 mesi prima, perché loro i numeri li chiudono 2 mesi per i 2 mesi successivi. Cioè, tutte queste cose fanno sì che adesso un gruppo di 15 persone possa gestire un evento che produce, quest'anno magari è andata particolarmente bene perché c'era bel tempo e il gnocco era molto buono, non lo so, però che produce un ingresso per la parrocchia di 7-8 mila euro. Se anche noi avessimo voluto, cosa che non è ovviamente, pagarci per il tempo che abbiamo lavorato, sarebbe rimasto comunque un utile di 4-5 mila euro, anche di più forse. Quindi vuol dire che è un evento che di per sé negli anni, con questa esperienza, si autosostiene, che è un po' l'obiettivo, credo, di tutte le associazioni, cioè anche se non è un business sociale, quindi nel suo progetto ci deve essere per forza la sostenibilità economica, perché
altrimenti uno non riesce a creare il contesto imprenditoriale dove queste persone possono lavorare. Però in generale anche per le altre associazioni il sogno di dire la nostra associazione anno per anno si autosostiene, no? E ci permette quindi di dedicarsi a progetti magari sempre più ambiziosi, cioè un domani i mercatini possono essere presi, e la gestione dei mercatini può essere presa e passata in mano a una persona che sa che a febbraio deve dire a Tizio: oh, fai la newsletter o metti sul sito la notizia del... E tutto questo vi assicuro che riduce tantissimo gli stress e tantissime fatiche. Se riuscite a fare questi due lavori di autoriflessione, quindi di ragionamento sulla vostra identità, eccetera, 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 ottimizzazione del logo, del payoff, degli strumenti, delle immagini, e di pianificazione, io credo francamente che nell'arco davvero di 3 anni possiate avere dei ritorni economici o quantomeno di qualità del vostro lavoro. Magari prendete sugli stessi soldi, ma fate la metà della fatica, che è come aver guadagnato il doppio. E notevoli, perché sono proprio cose, le cose più difficili da applicare sono quelle che ci sembrano di buon senso, ma che poi non, come dire, nessuno ci obbliga a fare. Se voi riuscite a farvi questa violenza, no? Io non credo di avervi detto delle cose, cioè alcune magari non le conoscevate, ma non credo di avervi svelato chissà quali segreti. È questione, penso, davvero di metterle in fila e di avere quello che si chiama l'approccio strategico, cioè uscire dall'impeto volontaristico, che è quello che ci muove, ci anima nel fare le cose, e passare a una visione un po' più strategica, che è maturata ovviamente nel contesto profit, perché il profit quelle robe lì le deve fare per forza, se no chiude. E quindi insomma direi che questo più o meno è la... Io non so se ci sono degli argomenti... Ah, scusate, vi faccio vedere... Le valutazioni ovviamente possono essere... Chiudo, scusate, mi ero dimenticato queste due cose. Quantitative e qualitative. Quindi quantitative, da un certo punto di vista, dovete capire quante persone ci hanno lavorato, le ore impiegate, quanto, ad esempio, se avete fatto... Scusate, l'esempio è su una conferenza stampa. Dovete presentare un progetto, volete che la città lo sappia, invitate i giornalisti... Preparate delle brochure, le cartelle stampe, eccetera, dopo dovete proprio raccogliere queste informazioni, cioè ci ha lavorato una persona sola per una settimana, una per 7, per 5, 8, x ore. Comunicati i prodotti, abbiamo fatto 3 comunicati stampa, sono venuti 2 giornalisti, sono già 2 di più di quelli che vengono di solito, e è stato pubblicato da un giornale e basta, un giornale una volta, un trafiletto, ok. Questa è la valutazione quantitativa. Qualitativa, questi 2 giornalisti hanno ad esempio scoperto la nostra causa e sono gli unici 2 al mondo, però sono talmente interessati che hanno dato una disponibilità nell'attivarsi come volontari, oppure quell'unico articolo che è uscito il giorno giusto per cui 5 persone ci hanno scritto una mail dicendo ho letto di voi sul giornale, queste sono le conseguenze. E il valore, questo è una diretta conseguenza del riscontro, cioè questi 2 giornalisti per voi sono chiave, permettono di fare gratuitamente quel lavoro di redazione della brochure da 10 persone, allora questa azione, cioè queste ore impiegate a questa persona eccetera eccetera, hanno prodotto questi risultati. Questi sono ovviamente schemi, e questa è un'immagine esemplificativa di quello che potrebbe essere una griglia. Io non sono una persona disordinata, quindi non sono mai amico delle griglie, delle schematizzazioni, però bisogna riconoscere che almeno servono per sforzarsi di mettere giù le idee e di fissarle. Quindi poi ve lo potete articolare come volete, però diciamo che uno schema di questo tipo, anche su più pagine, per le vostre strategie, io vi suggerirei di provare a farlo. Poi ve lo modificate ovviamente a seconda. E soprattutto, guarda, vi dico, la cosa più dove si sbaglia più spesso in fase avanzata di campagna è questa, cioè a un certo punto ci si scorda, viene spontaneo, un po' a noi ma soprattutto poi al cliente, scordarsi il target, cioè ci si avviluppa in una, no allora il sito, facciamo il sito, così dai, il sito parla ai giovani, la Facebook parla ai giovani, allora il mio target non erano i giovani, il mio target sono dei 50-60 anni, no, che mi danno una donazione tutti i mesi. Cioè a volte le opportunità o il desiderio di fare cose eccetera eccetera ci fanno perdere di vista il target, quindi se dovessi dirvi un appunto da sottolineare in rosso è: in ogni momento della campagna verifichiamo sempre la coerenza con il target di riferimento. Se no possiamo comunicare la cosa più bella del mondo, ma se non la diciamo a nessuno serve poco.
Direi che c'è un minimo di spazio per le, non so, le domande, se ci sono delle cose che non vi ho detto bene, che volete sentire raccontate meglio o altro. E cosa? Ma ieri abbiamo fatto una puntata sulla questione del disegno e dell'illustrazione, c'eri ancora tu, no? Abbiamo parlato di come, in estrema sintesi, come a volte il ricorso all'illustrazione o al disegno realizzato ad hoc da un disegnatore, da un fumettista, da un artista, possa risolvere il problema della proprietà, del diritto dell'immagine, delle liberatorie, delle foto e dell'attinenza con quello che tu vuoi fare. Cioè, se tu devi scegliere, la strada mi ha dato un hard disk di foto tra cui scegliere, no? Limitando il mio raggio d'azione a quelle foto lì. Togli quelle che tecnicamente non erano valide, eccetera, sono rimaste 20 foto. E mandare un fotografo a fare delle foto nuove era complesso, se io avessi potuto usare l'illustrazione avrei potuto far fare a un disegnatore dei bozzetti a matita, che venivano approvati dalla strada e che erano esattamente la figura che io volevo nella proporzione che volevo. Poi lui li avrebbe inchiostrati, colorati, con i toni di colore che stavano bene con la palette, eccetera, e soprattutto sarei stato sicuro che quei disegni erano proprietà esclusiva della strada. Mentre invece comprando un'immagine, ad esempio, su una banca dati, nessuno mi garantisce che un'altra associazione analoga, facendo i miei stessi ragionamenti, vada a comprare la stessa immagine. E dopo non va bene, perché tu dici che sei sulla persona, hai la foto di un bambino, e un'altra associazione, che anche lei è sulla persona, la persona prima di tutto, ha la stessa foto perché l'avete comprata nello stesso posto. Quindi abbiamo fatto questa parentesi un po' più articolata, ovviamente, sull'uso del fumetto, dell'illustrazione, del disegno, o dell'opera pittorica, eccetera, come alternativa da valutare in determinate situazioni. Cioè, ad esempio, se devo dire la verità, anche in termini di tempo, in termini di costi no, perché la strada con le foto ce l'aveva già, quindi... però in termini di tempo noi abbiamo perso un mese e mezzo sul discorso foto, sono sicuro che un disegnatore in 3 settimane avrebbe portato a casa il risultato, perché faceva esattamente quello che loro volevano, che noi gli suggerivamo di fare. Poi, sì. Se posso? Volentieri. Io ho vinto un bando della regione, sono obbligata per bando a chiamare la società così come il titolo del progetto, che è Folk in Progress. Folk in Progress. Okay. Secondo te, mettere in gioco, posto che in quanto il progetto è un po' di cui al ristorante, esatto. Io sto anche riflettendo se cambiare come al ristorante, però poi significa fare il tipo del lavoro in comunicazione, sì. Sì. Bisogna comunicare non solo l'impresa, quello che l'impresa vuole fare, pensavo avessimo finito. Concentrandoci sull'impresa, se si chiama Fork in Progress la mia società, è banale riprendere il classico uomo che imbraccia e quindi mettere invece della, non so che cos'è, la pala, la forchetta, e riprendere questo è banale, o invece può aiutare a ricordare? No, può aiutare. L'unica cosa è che il nome Folk in Progress. Fork. Sì, da forchetta. Fork. Fork in Progress. No, allora va bene. Perché sto molto riflettendo sulla questione logo, quindi se staccarmi, oppure proprio perché esiste questo, il triangolo con l'omino che lavora, riprendere quello e sostituire la pala, la forchetta. Sì, è un'ottima idea, anche perché hai una, il lavoro iconico lo fa la pubblica amministrazione per te, nel senso che cioè quell'immagine che è nell'immaginario di tutti, magari ovviamente lo tiri fuori dalla forma del cartello stradale, perché basta riprodurre la silhouette bene. No, ci può stare, non avevo capito bene il nome, quindi credevo Folk, invece è Fork. Perfetto, sì, no, può andare. Ecco, Fork in Progress, mi viene da dire, dopo il payoff del vostro logo dovrebbe aggiungere qualcosa rispetto ad, infatti avevo pensato Fork in Progress e il sotto che spiega che cos'è Fork in Progress, Cook and Social Business, che purtroppo devo utilizzare l'inglese, però è veramente difficile tradurre certi concetti in italiano, se sono meno immediati. Poi secondo me, anche essendo un'attività legata alla, alla fine il ristorante è un'attività profit, no? Cioè nel senso ci sta, perché la tendenza comunque è di chiamare le cose, no, con i nomi anglosassoni, quindi non è che ti butti fuori target. Quindi no, va bene, sì. No, mi sembra un'ottima strategia. Poi magari sto pensando, c'è il tema del colore, magari da capire un attimo.
nel senso che se tu hai questo logo che mi sembra molto chiaro e identificato, si può pensare magari a individuare una palette magari di 3 colori, di 2 colori, insomma, perché probabilmente poi le tue attività saranno anche leggermente diverse, no? Nel senso che un conto sarà la comunicazione del ristorante come punto fisico, un conto la comunicazione nelle scuole, quindi insomma, ci si può pensare un po' sopra. Sto pensando se questo si poteva portare a un tipo di strategia visuale, nel senso che tu giochi con il parallelo tra il segnale stradale e la cucina in qualche modo. Quindi mi stavo chiedendo se magari poi a livello di campagna si poteva pensare a costruire delle immagini dove tu porti la segnaletica stradale in cucina, non so, adesso sto proprio ragionando così a ruota libera. Però se c'era modo di reinterpretare alcuni altri segnali in chiave culinaria in modo da... Tipo utilizare l'obbligo per l'obbligo di sale per la pasta, adesso sto dicendo proprio delle stupidaggini, oppure senso unico c'è la freccia verso il dove devi buttare, non so, pure uno scolapasta, cioè qualcosa che magari ti dia anche il visual che poi tu usi come campagna, quindi una, sì, non lo so, ti dico, però c'è dal punto di vista però avere un visilino in con la caduta massi perché c'è la cioè provare a inventarsi qualcosa del genere che potrebbe essere divertente. Sì, no. Okay. Grazie. No, figurati, anzi. Ok. A posto. Okay.